Ehi, prendiamo un cane? E il criceto non è finita bene. E il tuo pesce? Durato solo una settimana. No, mi dispiace. No, mi stai rovinando la vita! Lo detesto! Ah! Stai calma! Con che cos'altro può giocare? Lei adora i giocattoli. Così avrà un animaletto finto. Vedi? Un cane di cartone! Bau bau! Eh? È per me? Wow, è il mio migliore amico! Evviva un cane! Il cartone è un'ottima soluzione. Vola, cucciolo, vola! Sì, alle 5? Posso farcela. O meglio, alle 6. Allora la richiamo io. Ma è la mia scrivania? No. Adesso è il villaggio di Barbie. Sì, bellissimo, tesoro. Lavorerò nell'altra stanza. Un po' di pace e tranquillità. Mamma, è il mio rifugio di Barbie! Puoi sloggiare? Questa sarà un'area Barbie free? Finalmente ho così tanto da fare. Che roba è? Mamma, ti dispiace? Cosa? Basta, vai in camera tua. Cattiva. Avanti. Ricordiamoci chi paga il mutuo qui. Non posso crederci. Dove dovrei giocare? Sì. Aspetta. E adesso? Annie, su, non piangere. No! Guarda che cosa hai fatto! Non sa dove andare! È finita per strada, eh? Mi è venuta un'idea. Ma prima tagliamo. Utilizzo un modello così. Poi lo alzo in questo modo. Li unisco con rotoli di carta assorbente. E voilà, una porta. Uso la corda per creare il meccanismo. Lo chiudo in questo modo e... coloriamo. Per Barbie useremo il rosa shocking. Con le bandiere sarà speciale. D'accordo? Annie, guarda che cosa ho fatto. Un castello. Aspetta. Ta-dan! Entra pure. Benvenuta a casa. Adesso ho del lavoro da fare. Ah, dove ero rimasta? Pronto, sì, per martedì. Entra, ragazza. Wow, bel castello. Ehi, video da paura. Oh no, domani è il 16. No! Ah, com'è possibile? Non ho neanche cominciato a studiare. Starò sveglia tutta la notte. Uffa, non posso crederci. Vediamo. Ho già esaminato questa roba? Ok, moltiplica per 7. Posso farcela, dai. Aspetta, è giusto? Riesco a malapena a ragionare. È una A o un 12? Tesoro, ancora a studiare di notte? Accendi la luce. Oh! Questa mi mancava. Sarà saltato il fusibile. È terribile. Aspetta, ho un'idea. Il bicchiere di carta. Ci disegno un mucchio di cuori. Di ogni dimensione, così. Un altro qui sotto. Ed ecco, poi li taglio. Perfetto. Andiamo avanti. Disegno un cuore su questo cerchio. Questa volta bello grande. E poi indovina. Ricordi il bicchiere? Colloco il pezzo circolare in cima. Bene così. Vedi come sto posizionando il cartone? Faccio un piccolo foro qui. Quindi inserisco una cannuccia. E la spingo, il bicchiere avrà questa posizione. Perfetto! Ecco la bobina luminosa. Su, non cadere. E luce fu. Qualcuno voleva una lampada da tavolo? È una luce? Ma dai! È fantastica!
e proietta cuori sulle pareti, grazie. Prego. Ho ancora dei problemi da risolvere. È ora di fare festa! Ehi là, vedo che hai il papillon. Ci puoi scommettere? Divertiti! La musica è forte! Niente papillon? Oh, beh no! No papillon, no party! Davvero? Ok, risolviamo subito! Che sta facendo? La mia penna 3D salverà la situazione! Se proprio vogliono un papillon, lo avranno! Devo solo riempire tutto! Finora tutto bene! Ancora un po' qui! E ci siamo! Allora, che mi dici adesso? Oh sì, mi piace! Torno subito, ok? Continuate a ballare! Ah, oh, i miei poveri piedi! Perché ho messo i tacchi? Fiu, che sollievo! Oh, che schifo! C'è spazzatura ovunque! Non posso camminare a piedi nudi qui! Sai le malattie? No, assolutamente no! Dovrò stringere i denti! Oh, cavolo! Ci sono quasi! Au! Wow! Oh, mi verrà un bel bernoccolo! Aspetta, quelle sono scarpe? Ridotte un po' male, ma... vabbè! Si potranno pulire! Un momento... Tutti quei vortici mi danno un'idea! Anche le scarpe malconce meritano una seconda possibilità! Non c'è niente che una penna 3D non possa risolvere! Basta essere un po' creativi! Ancora qualche colore? Sta venendo bene! C'è del vuoto da riempire! Bisogna essere precisi! Un po' di verde chiaro ci sta proprio bene! Anche se ci vuole parecchio! È ora di cambiare verso! Non ve l'aspettavate, eh? E adesso gli ultimi ritocchini! Salutate le mie nuove scarpe personalizzate ispirate al grande Van Gogh! Resta soltanto una cosa da fare, metterle! Calzano a pennello, davvero un colpo di fortuna! Ora posso tornare a ballare? Come va, ragazzi? I capelli sono quasi perfetti! Adesso sì che ragioniamo! Ah, perfetti! Oh, forse no. Non riesco a trovare la posizione giusta. Uffa, ma perché? Oh, è già mattina. Chi è? Sono un mostro! Ah, com'è potuto accadere? Ok, sai cosa fare. Su. Andiamo! Dai, ti prego! No, non va bene! Il mio pettine! Ehi, tesoro! Ehi, era la tua merenda! Papà, i miei capelli! Oh? Un problema alla volta! Ok, andiamo! Qui ci vuole la mia penna 3D! È il suo colore preferito, naturalmente! Si capisce che sto realizzando? Non preoccupatevi, ora migliora! Dobbiamo riempire. È un po' noioso, ma aspettate di vedere il prodotto finito. Solo un po' di spazio qui. Perfetto. E adesso farò altre linee in una direzione diversa. Ancora. Un sacco di linee. È un po' ipnotico, vero? Ci siamo quasi. E ora la parte più importante, i denti, naturalmente. In fondo è pur sempre un pettine. Ma questo è più carino! Tadam! Fatto! Wow, è davvero bello! Addio, nodi! Non fa male neanche un po'! Ora sono morbidissimi! Non mi manca il vecchio pettine! Guarda che capelli! Grazie! Oh sì, sono proprio un artista! Ora metto una bella firma! Ehi, papà! Oh? Che cosa hai fatto stavolta? Siamo io e te! Non proprio!
Tieni questo. Ti insegno un trucchetto. Ok. Questo è il tuo nome. Madison. Lo so, papà. Oh, aspetta, ho capito. Fammi provare. Così? Esatto. Poi una A? Sì, continua. Sì, proprio così. Va bene? Ci sei quasi. Un'altra lettera. Così. Dai! Ho sbagliato, sono un disastro. Oh, non dire così, so come aiutarti. Ci serve il fondo di questo barattolo. Ne traccio il bordo con la penna 3D e faccio tutto il giro. Ora aggiungo delle perline con le lettere. Riuscite a indovinare che cosa sto scrivendo? Esatto, Madison! Questo stato extra manterrà il tutto al suo posto. La cosa più bella è che si mette intorno al polso. Figo, non dimenticherò come si scrive il mio nome adesso. Wow! Coraggio, riprova. Credo in te, tesoro. Sì, ce l'hai fatta! Oh, stellina mia! Pronto a divertirti, orsacchiotto? Wii, così, vola in alto! Oh no! Cosa... cosa ho fatto? Sono un mostro! Annie! Mamma, il mio orsacchiotto! Non ti preoccupare, so cosa fare! Mi serve solo del nastro trasparente, taglio una piccola sezione e la coloro di rosa. Voglio coprire tutto. Ora posiziono una cannuccia al centro e ripiego il nastro adesivo. Poi soffio nella cannuccia, una bolla perfetta, pizzico l'estremità per sigillare. Ho fatto altre bolle di varie dimensioni, ora posso incollarle insieme. Con del bianchetto disegno i dettagli, inizio con un grande cerchio, poi lo riempio. Disegniamo gli occhi. E poi il naso. E la bocca. Sarà carinissimo. Attacco delle orecchie sulla testa e... Oh! Guarda un po'! È così morbido e coccoloso! Annie, guarda cosa qui! Wow, è adorabile! Viene voglia di abbracciarlo! Fai pure, ma non troppo forte! Fiu! Sei il mio migliore amico! Forza, giochiamo! Per pranzo, ok? Ci vediamo dopo, ciao! Dov'è la mia borsa? Attacco il cartello proprio qui. Bene, apriamo. Oh, un cliente! Ehi, mamma! Eh? Oh, ciao, Chloe! Benvenuta nel mio negozio! Vedi qualcosa che ti piace? Non ho tempo per questo. $38 col cavolo! Non importa, ne ho molti altri. Cos'è quello? Un fenicottero carino. È allettante, ma no, tesoro. Sto cercando la mia borsa. Ho proprio quello che fa per te. È arrivata oggi. La mia borsa! Passamela, dai! Ti costerà! Non ho soldi, mi dispiace! Beh, allora niente! Prima i soldi! Ma... va bene, starò al gioco! Aspetta lì! Devo solo prendere una cosa! Come luccica! Non ci provare, mamma! Accetto solo contanti! Vado di fretta, Chloe! Che faccio adesso? Aspetta, ho un'idea! Sì? Penso che funzionerà. Avrò bisogno di guanti e una scatola. Torno subito. Inizio tagliando la scatola in sezioni. Mi servirà anche la pistola per colla. Passo una sottile linea di colla su questo pezzo. Così dovrebbe bastare. Poi lo attacco al rettangolo grande e mi assicuro che sia fissato. Poi farò lo stesso con il resto. Le estremità hanno delle piccole fessure. Ora mi serve una striscia di carta. La arrotolo. Bella stretta. Ma non fino alla fine. La faccio passare in una delle fessure. Sembra stia funzionando. Incollo il bordo di questo quadrato di cartone. Meno male che ho messo i guanti. Lo attacco in cima alla scatola. È leggermente più piccolo, ma era tutto calcolato. Ora l'ultimo pezzo. Sto incollando solo tre lati. Questo lo metto in posizione angolata. Sono soddisfatta. Ora è il momento di decorarlo. Applico della colla intorno ai lati. Poi rivesto il tutto con del panno nero. Non voglio pieghe. Ne lascio un po' per la sezione posteriore.
Poi posso aggiungere il cartoncino bianco, che sarà il display e la tastiera. Metto i numeri ben distanziati. Avrò bisogno di una carta di credito, meno male l'ha accettata. Lo scontrino esce dalla parte superiore, spero che a Chloe piaccia. Scopriamolo! Ora accetti le carte di credito? Wow, è davvero fantastico! Ogni negozio ha bisogno di un POS. La mia attività sta crescendo. Posso comprare la borsa adesso? Eh? Oh, certo! Speravo che lo dicessi. Inserisco la carta qui dentro e vendita completata. È un piacere fare affari con te. Ecco qua! Finalmente ora posso andare. Che cos'era? Com'è finita lì? Oh, mi prendi in giro! Ehi, cosa dovrei fare adesso? Domanda e offerta, mamma! Fuori i soldi! Vrum, vrum! Screech, bipì! C'è mancato poco! Levatevi, devo passare! Niente può fermarmi! Sha-la-la-la! Puliamo un po'! Mi sento così viva! C'è forse di meglio? Shubidu! Aspetta un attimo! Sì, vai col gas! Vroom! Più veloce, più veloce! Ma cos'è tutto questo disordine? Ah? Non aspira più! Che gli è preso? Non capisco, non funziona! È così strano! Com'è successo? Oh, avrei dovuto immaginarlo! Ehi mamma, andiamo! Sul serio, Chloe? Sto cercando di pulire! Questo va nella spazzatura! Uffa, mi rovini sempre il divertimento! Ripensandoci! È così ingiusto! Aspetta, perché mi guardi così? Ho un'idea! Taglio delle sezioni dalla scatola della pizza. Poi prendo la pistola per la colla, inizio da questo pezzo. Metto della colla lungo il bordo, così. Ora posso attaccarlo a questo grande rettangolo. Faccio lo stesso dall'altro lato. Ho preso una lunga striscia di cartone che posso piegare e modellare. Uso la colla per tenerla in posizione. Bene, passiamo oltre. Ho fatto un buco in questo tappo. Ci faccio passare attraverso due cannucce. Devono entrarci a malapena. Non voglio che si allenti, quindi uso la colla per fissare il tutto, tutto intorno all'esterno del tappo. Ho praticato un piccolo foro sulla parte superiore del cartone e ci faccio passare le cannucce, che dovranno sbucare da qui. Poi mi serviranno altri tappi. Inserisco uno stecchino in una cannuccia, che deve essere più corta. I tappi andranno applicati a entrambe le estremità. Poi incollo tutto in posizione. Proviamo! Wow, guarda come va! Li fisso al lato inferiore della macchina e ora passiamo ai ritocchi finali, come le luci e i finestrini. Infilo un palloncino sul tappo e lo gonfio. Bene, è ora di fare un giro di prova. Attenzione! Ma che cos'è? Wow, è fantastica! Sapevo che ti sarebbe piaciuta! Grazie, mamma! E di che, tesoro? Non vedo l'ora di provarla! Penso che sia pronta! Accendete i motori! Wow, mi piace! È così veloce! Oh no, oh no! Si schianterà! Ups, scusa, mamma! Spero che tu abbia l'assicurazione! Avrei dovuto pensarci prima! Facciamolo! Vai! È così eccitante! No, sto per perdere! Continua così, mamma! A volte hai bisogno di un nuovo look. Ma non andare a fare shopping, anzi, prendi una pistola a caldo, potrai trasformare le tue scarpe noiose in qualcosa di speciale. La colla glitterata di diversi colori donerà un effetto scintillante e le tue scarpe sembreranno davvero magiche. Questa colla va bene anche per la spiaggia. Potrei creare tante cose belle. Ah, i miei auricolari, li stavo cercando. Voglio ascoltare... Oh! Guarda, sono disgustosi, che schifo! Oh. Proprio quello di cui avevo bisogno, grazie! Sto per vomitare! Ok, penso che vada bene. Ma ho ancora bisogno di spazzolarmi i capelli. Eh? Cos'è successo alla mia spazzola? È piena di capelli neri! Liam! Ma com'è buona! Guarda la mia spazzola, smettila di usare le mie cose! Che cosa? Non so di cosa stai parlando! Ma stai scherzando? Se qui c'è scritto il mio nome! Bla bla bla! È davvero schifoso e anche frustrante! Aspetta! Penso di sapere come risolvere questo problema! Ho solo bisogno di un cucchiaio di legno e della mia penna 3D! Inizierò disegnando sopra il cucchiaio!
Ne seguirò la forma facendo delle linee sottili. Ora userò la penna 3D per creare delle linee verticali sulla plastica. Sono come delle piccole punte. Le farò tutte alla stessa distanza. Devo coprire la plastica con le punte. Non importa se non sono della stessa altezza, le taglierò con le forbici. Così saranno tutte uguali. Dovrebbe andare. Vorrei averci pensato prima. Ora posso spazzolarmi i capelli. Ora va molto meglio. E non ci sono i capelli di Liam. È fantastico! Ora sono pronta! Aia! Il mio sedere! Seriamente, Liam? Ora basta! Ehi, occhio! Io devo andare! Ciao, Emma! Tutto bene? Certo! Facciamolo! Devo rilassarmi! Questo gioco è una cosa seria! Ora ti distruggo! Dai un'occhiata a queste mosse! Ti sei esercitato? Certo! Woohoo! Ma non sei ancora abbastanza bravo! Preparati a perdere! Che cosa? Come hai fatto? Sì! Sono il più grande! Vai, Liam! Vai, Liam! È stato solo un colpo di fortuna, ora mi vendicherò! Scambierò il mouse di Liam con questa saponetta! Troppo facile! Mi sento generoso, vuoi la rivincita? Aspetta, cosa sta succedendo? Fermati, qualcosa non va! Oh, mi dispiace per te! Sapone! Oh, ma andiamo, hai barato! Chi la fa l'aspetti? No, non è giusto! Ups, mi è scivolato il dito! E ora è game over! Sinceramente sono troppo brava a questo gioco! Continuo a vincere! No, che noia! Ammettilo, Emma, sono io il più grande! Wow! Au, che dolore! La mia testa! Mi verrà un bernoccolo! Oh no, le mie cuffie! Non posso più usarle! Stai bene? Guarda, sono rovinate! Non preoccuparti, ho gli auricolari! Puoi usarli! Davvero? Aspetta! Penso di avere un'idea! Ho bisogno della mia penna 3D, però. Inizierò disegnando un cerchio, ma farò un buco della serratura al centro. Ora disegnerò un cerchio più piccolo al suo interno. E ora lo riempirò. Ho solo bisogno di stare dentro il contorno. Com'è rilassante! La prima parte è quasi finita. Ora devo renderlo tridimensionale. Creerò delle linee verticali attorno al bordo e le unirò insieme. Ora riempirò gli spazi all'interno. Lo farò tutto intorno. Finché non avrò qualcosa del genere. Perfetto. Devo ancora fare qualche pezzo. E adesso posso mettere tutto insieme e per farlo userò la penna 3D. Devo assicurarmi che sia tutto ben fissato, poi infilerò gli auricolari all'interno. Ora sono pronto per giocare. Si sente benissimo. Ok, andiamo. Ma non barare questa volta. Affare fatto. Sono così felice che lo stiamo facendo. Lo so, sembra che sia passata un'eternità dall'ultima volta che siamo usciti. È così bello fare una cena romantica. Solo io e te, sai? Questo sembra il momento perfetto. Emma, voglio che tu abbia questo. Pollo? Come ci è arrivato lì? Questo è per te. Uno scopino. Aspetta, mi dispiace tanto. Questo è per te. Sei tutto per me. Liam, è bellissimo! Proprio come te. Lo adoro. Facciamo una foto. Mi scusi? Puoi farci una foto, per favore? Certo. Sorridete? Fammi vedere. È lo stesso anello. Non può essere. Non ci posso credere. Dammi la macchina fotografica. Grazie. Ora puoi andare. Ok. Cos'è successo? Aveva lo stesso anello, era identico. Voglio che il mio anello sia speciale. Come farò? Io lo so. Disegnerò un cuore su questo foglio. Poi ci passerò sopra la colla trasparente. Ora posso riempirlo. Devo assicurarmi che rimanga della stessa forma. Piano. Non voglio rovinarlo. Ecco, ora la parte successiva. Prima che si asciughi devo premerci questo anello. Devo fare piano. È fantastico. Ora aggiungerò altra colla. Dovrebbe bastare. Adesso lo immergerò in queste perline. È davvero unico. Emma, questo è per te. Spero ti piaccia.
Oh, Liam, è magnifico! Sei così romantico! Grazie! Sono così felice! E poi ho pensato, sì, come no, fratello! Tuttavia l'insegnante mi ha punito. Ma non mi importava. Sei così divertente, vorrei esserci stata! Liam, aiuto! Aiuto! Cosa c'è che non va? È tutto ok, sono qui! Che paura! Grazie, Liam. Dov'è finito il mio lecca-lecca? Eccolo. Oh, non posso più mangiarlo, è coperto di peli. Che schifo. Vorrei tanto poter aiutare Emma. Ehi, Emma, prendi questo. No, grazie. Beh, almeno ci ho provato. Aspetta, ho un'idea. Metterò le caramelle nella mia pistola a caldo. Ho disegnato un triangolo su questo foglio. Lo colorerò usando le caramelle sciolte. Che buon odore! Non devo uscire dai bordi, deve venire perfetto. E devo lasciare uno spazio vuoto nella parte inferiore del triangolo. Ok, ora colorerò le caramelle. Devo usare qualcosa di verde. Ora una tonalità di verde più scura. E ho quasi finito! Ci metterò un bastoncino di legno e ci aggiungerò alcuni dettagli. È un lecca-lecca all'anguria! Wow, è fantastico! È tuo? È così dolce! Di niente! È così delizioso! Grande, ne ho fatto uno per me! Ehi, è buono! Emily, lascialo! No, è mio! L'ho visto per primo! Fermati! C'è solo un modo per risolvere la cosa. Oh, è questo che vuoi? Ci sto! Io sarò i cerchi. Vinco sempre con i cerchi. Nel mezzo? Hai iniziato nel mezzo? Non vincerai! Stai cadendo nella mia trappola! Sapevo che l'avresti fatto! Sarà quasi una formalità abbatterti! Non è finita! Adesso cosa credi di fare? Guarda e impara! Avrei dovuto immaginarlo! Un momento, ci sono! Ma non puoi farlo! Ah no? L'ho appena fatto! E guarda, ho vinto! No! Non doveva andare così! E va bene, prendilo! Woohoo! Oh, guarda che occhioni! Mi ci potrai perdere! Non potresti essere più perfetto! Sei tutto quello che un uomo dovrebbe essere! Staremo bene insieme! Beh, forse c'è un modo! Questo libro di incantesimi potrebbe aiutarmi. Cosa potrebbe andare storto? Prima però mi serve un amuleto. Facciamo un po' di spazio. Mi serve una ciotola con della resina epossidica. Poi aggiungo dei brillantini. Così diventerà colorato e brillante. Ora devo amalgamare bene il composto. Ora mi serve uno stampino dove versare il composto. Userò questo a forma di cuore. Wow, che bel colore! Lo riempio fino all'orlo. Poi aspetto che si rapprenda. Rimuovo lo stampino e attacco una catenina. Wow, è fantastico! Proprio quello che cercavo. Ma non ho finito. È il momento dell'incantesimo. Questa collanina farà innamorare Matthew. Gli farà capire che sono io il suo destino. Fa che sia una luce in grado di attrarlo. Sta funzionando. Non ci credo. Sì, proviamoci. Emily? Wow, mi ha notato. Forse dovrei parlarle. Ehi, Emily, stai benissimo oggi. Wow, adoro la tua collanina. Qualcosa di ipnotico. Stai bene? Forse è meglio che vada. Aspetta, non andrai da nessuna parte. Che stai facendo? Lasciami andare. Ok, questo non me l'aspettavo. Emily, apri. No, assolutamente no. Che idea stupida. Ecco, prendila. Non la voglio più. E questa da dove arriva? Che strano. Eccola, la collanina. Devo averla. Stammi lontano. Oh, signor unicorno, come sei morbido? Ti abbraccerai tutto il giorno. Ma... un dente? Com'è successo? Allora sta arrivando la fatina dei denti. Mamma, vieni qui. Caro, tutto bene? Guarda, mamma, mi è caduto un dente. Oh, il mio bimbo sta crescendo. So cosa chiedere alla fatina dei denti. Voglio questi AirPods. Allora metti tutto sotto il cuscino.
Ottima idea! Qui sarà al sicuro! Ora devo solo aspettare! È così eccitante! Mi raccomando, va a dormire! La fatina arriva tra poco! Oh, giusto! Mister Unicorno verrà con me! Buonanotte, mamma! Sogni d'oro! A domani! È il momento di entrare in azione! Oh, com'è adorabile quando dorme! Prendo il suo dentino, stando attenta a non svegliarlo. Preso! Ora devo mettere questi AirPods. Mi sembra un ottimo scambio. Spero gli piacciano. Ripensandoci però, dovrei personalizzarli. Userò la mia penna 3D. Comincio con delle linee verticali lungo la custodia. Devono essere molto strette, senza vuoti. Una volta finito, passo al coperchio. Farò delle linee più piccole sul lato. Poi passerò ai lati. Così dovrebbe andare. Ho disegnato un unicorno su un pezzo di carta. Con la penna 3D lo riempio, facendo attenzione a non uscire dal bordo. Ecco fatta la prima parte. Ora passo alle orecchie. Ora sull'altro lato. Cambio i colori e riempio le altre sezioni. Voglio che sia molto colorato. Queste due parti andranno insieme. Sta venendo molto bene. Passiamo al corno. Perfetto. Ora i dettagli. Sono molto soddisfatta del risultato. Lo metterò sulla custodia. L'apertura sembra la bocca dell'unicorno. Matthew lo adorerà. È pronto per essere messo sotto al cuscino. Sarà una sorpresa fantastica. Chissà che faccia farà. Come sono fortunata. Chissà se la fatina è passata. C'è solo un modo per scoprirlo. Wow! Guarda che belle! Ma sono fantastiche! Woohoo! Mamma! Cosa c'è, caro? La fatina è passata? Ha lasciato questi per me! Wow! Questa fatina ha proprio talento! Non vedo l'ora di provarli! Mamma, prendi! Bello, vero? Davvero? Sha-la-la-la! Che sporchi questi occhiali! Così va meglio. Oh, un cliente! Sono venuto a spendere un po' di soldi. Mi piace sentire queste cose. Che disperazione. Vediamo. Cosa abbiamo qui? Dovrebbe essere alla moda? A me piace. Cos'altro ha? Ecco, ora ragioniamo. È come se mi stesse chiamando. Devo provarlo. Le sta benissimo. Ma certo, sono io che rendo tutto bellissimo. Ehi, mi piace l'accostamento. Ma sa cosa completerebbe il look? Un paio di occhiali. Sarebbe stupendo. Mi piace essere stupendo. Questi sembrano interessanti. Li provi pure. Lo faccio subito. Di solito preferisco le cose con i brillantini. Questi sono i miei preferiti? Prego, non sono convinto. No, non fanno per me. Ma li ha gettati... Vabbè, che ne dice di questi? Ok, li provo. Non saprei. Devo avere qualcosa per lei. Ci sono così tanti stili. No, proprio no. Ma scherziamo? Non ho trovato niente per me. Forse i miei occhiali. Bene, è stato un piacere. Aspetti, si fermi. Che c'è? Ho un'altra cosa da farle provare. Pensa, devi concludere. Oh, questo potrebbe aiutarmi. No, ho già usato tutti i desideri. Ah, la mia fidata colla a caldo non mi lascia mai sola. Userò dei brillantini per creare una forma. Voglio ottenere una nuvola. È divertente. Ora devo fare una seconda nuvola. Queste saranno le montature dei miei occhiali personalizzati. Ora posso unirle. Poi mi serve un po' di resina epossidica blu. La stendo nelle nuvolette. Farò lo stesso nella seconda nuvoletta. Queste saranno le lenti. Aspettiamo che si rapprendano. Ed ecco fatto. Carini, vero? Beh, che dire, io li indosserei. Guardi un po' questi. Sono incuriosito. Mi faccia vedere. Sono meglio degli altri. Mi sento incredibile. Sono quello che stavo cercando. Che sollievo. Li prendo. Quanto le devo? $5, cioè... Aspetti. Sa, sono un pezzo unico, quindi $500. Un affare. Non si può essere tirchi sullo stile.
Wow, grazie! No, grazie a lei! Ta-ta! Ciao! Torni quando vuole! Non ci credo, ha funzionato! Sono così nervoso! Sto solo per fare una domanda, tutto qui! Emily? No, più deciso! Emily! No, così sembro pazzo! Emily, questo è per te! È il simbolo del nostro amore! Spero tu senta lo stesso! Ups! Oh no, dov'è finito? Deve essere qui intorno! Ma perché capitano tutte a me? Oh oh! Ehi, Emily! Stavo solo facendo delle flessioni! Ma sediamoci! Stai benissimo oggi! Oh, come sei dolce! Dico sul serio! Aspetta, quello è smalto per unghie? Me lo presteresti? Perché? Fidati! Devo risolvere una situazione! Passo lo smalto intorno al mio cerotto. Voglio creare una sottile base. Una volta asciutta, inizio a dipingerla. Questo rosa andrà benissimo. Riempio gli spazi vuoti con questa tonalità più scura. Sta venendo bene. E finirò con un cuore. Perfetto. Ora non facciamo cadere anche questo. Ok, ci siamo. Emily? Matthew, che succede? Oh mio Dio, non ci credo. Devo chiederti una cosa. Non è possibile! Vuoi sposarmi? Certo che lo voglio! Speravo che accettassi! Non sono mai stato così felice! Rendiamo più interessante questo fermacapelli. Userò una penna 3D per creare un motivo a spirale, poi mi muovo verso l'alto. Sta avvenendo benissimo. Così dovrebbe bastare. Ora me la sistemo sui capelli. Che ne pensi, Wendy? Adoro! Look favoloso! Pronta? Aspetta, posso premerlo io? Ti prego, posso? Va bene, fai pure! Ci siamo! Cosa dovrebbe succedere adesso? Boh, strano! Provo ancora! Dai! Sarà mica rotto! Che facciamo? Andiamo a casa? Oh, cuffie! Grazie! Mi piace questa canzone! Forza, stupido tasto! Non serve a niente! Ehi, dove le hai prese quelle? Jasmine? Ehi! Oh, che maniere! Vediamo se così funziona! Jasmine! La 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 la! Sul serio? Ok, questo funzionerà di certo. Farà rumore? Oh? Strano. Che cos'ha che non va? Wow! La 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 la. Cos'è successo? Non lo userò più. Ho un'altra idea. Du 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 ta 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 ta. Giuro che li ho presi solo in prestito. Ehi, mi serve il tuo aiuto. Bah, lascia stare. Oh no, è che... vede io... Ridammeli. Spero per te che ci siano tutti. Senza rancore? Oh sì, woohoo! Jasmine, dai! Cosa posso fare? Ho trovato! Ba 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 ba! Woo! Avrei dovuto pensarci prima. Disegno anzitutto un cerchio. Ma lascio una piccola sagoma tipo una serratura. Ora la riempio. Devo restare dentro le linee. Quasi fatto. Ecco, ci siamo, direi. Adesso disegno delle linee verticali. Non devo lasciare spazi. Però ho un lavoretto rilassante. Mi sento già meno stressata. Ok, prossima fase. Disegno delle linee lungo la sagoma, come a creare una cornice. Faccio lo stesso dall'altra parte e poi riempio. Questo per ora posso metterlo da parte. Prossima fase. Devo disegnare tante linee vicine l'una all'altra. A creare una lunga striscia di plastica. Solo un altro po'. Perfetto! La piego finché è ancora morbida e poi incollo i cerchi. Le mie cuffiette ci entrano perfettamente. Adesso anch'io ho delle cuffie. Oh, che bella canzone! Jasmine! Guarda! Oh, wow, davvero niente male, Wendy! Lo so, sono unica al mondo. Balliamo?
Aspetta, no. Facciamo una guerra di pollici. Devo avvisarti, sono imbattibile. Oh, te la cavi! Una vera battaglia! Arrenditi! Wendy è distratta. Ehi, hai barato! Wow, hai visto? Che succede? Ma dove ci troviamo? Che succede? Non guardare me. Oh, che caldo. Già. Aspetta. Che cos'è quello? Uno scorpione? Oh, che paura! Jasmine? Che stai facendo? Che fine ha fatto? Non ci capisco più niente. Ti senti bene? Voglio solo l'acqua. Fa nulla. Che caldo, forse posso raccogliere il sudore. Dici? Beh, è pur sempre acqua, no? Ma che maniere che ho, scusa, ne vuoi? Grazie. Ho così sete. Quella cos'è? Questa non me l'aspettavo. Non è una cosa che vedi sempre. Pensavo fosse solo nei film. Wow! Ora va meglio. Guarda che bel cocomero! Proprio quello che mi serve. Che buon profumo. Oh, e dai! Che delusione. Forse questo mi aiuterà. Cosa facciamo adesso? Aspetta, ho un'idea. Disegno una forma simile alla luna. Poi la riempio con linee verticali. Lascio un po' di spazio tra ogni linea. Aggiungo qui sotto un verde chiaro, fino in fondo, giù. Ok, basta così. Adesso serve il rosso. Seguo lo stesso schema. Ma più vado giù, più lo faccio stretto. Sembrerà una fetta di cocomero. Visto? Adesso un po' di dettagli. Questa è la parte più facile. Bastano dei cerchietti neri. Qui, sulla parte colorata in rosso. Ok, devo fare un foro sulla punta del triangolo. Farò altre fette di cocomero e le metterò una sull'altra. Poi metto un filo di plastica nei fori e leggo tutto insieme. Sarà un ventaglio. Perfetto con questo caldo. Wow, rinfreschiamoci un po'. Oh, che bella aria fresca. Oddio, Jasmine! Mi dispiace! Ah, te l'ho fatta! L'ho trovato dentro una roccia. Ma che scherzi mi fai? Non mettermi paura! Almeno io ho un ventaglio. Pronta? Forza! Oh, quasi! Sì, ho vinto io! Premo io il tasto. Oh, che bell'abito! E che splendido bouquet! Hanno un profumo buonissimo. Oh, quanto mi piace! Ciao, Wendy! Oddio, guarda quell'anello! Jasmine, non ti avevo vista! Ma che fai? Oh, che romantico! Dico, scherziamo? Quello è mio! Mio! Non più, adesso è mio! Lascialo! Giammai! Sapete, me ne vado! Fermati! Oh, l'hai rotto! Dov'è il diamante? Ma perché l'hai fatto? Non piangere! Doveva essere il più bel giorno della mia vita! Dai, smetti di piangere! Lo so, adesso calmati! Non mi va mai bene niente! Non è giusto! Farò un anello tutto mio! Ah? Aspetta! Forse posso rimediare! Metto un po' di colla sull'anello. Lasciamola asciugare un po'. Poi immergo tutto nel glitter. Così sarà tutto scintillante. Wow! Wendy! Tieni, è per te! Un anello? Per me? Davvero? Certo! Oh, mi hai resa così felice! Che bello! Puoi tenerlo!
Wow, grazie! Che te ne pari? Adoro, sei così generosa! Siamo bellissime! Ottimo lavoro! Sì, adoro le bolle di sapone! Cosa? No, è rotto! Non funziona! Uffa! Volevo solo fare un po' di bolle! Fatino al tuo servizio! Non riesco a fare le bolle! Capisco, è un bel problema! Dovrò fare qualcosa, mi sa! Niente bacchetta magica! Ho una penna 3D, molto meglio! Ok, ho il mio disegno di base qui! Ora uso la penna! Inizio con il colore verde per il manico! Ecco! Ora posso usare il giallo per la stella! E ora il rosa per i cerchi! Questi sono più semplici! Fatto! Questa bacchetta è pronta per essere usata! Bene, ecco una bacchetta per le bolle tutta per te! Oh, che carina! Guarda quante bolle! E vai! Sono bellissime! Ok, bene, è tempo di andare! Ci vediamo! Siete pronti a diventare marito e moglie? Prontissima! Anche io! Allora procediamo! Prego, prendetevi le mani! Perfetto! Molto carini! Ma dove sono gli anelli? Giusto, l'anello! Dovrei averlo in tasca da qualche parte! Ah, ecco! Proprio qui! Ma dov'è Alex? Questa scatolina è vuota! Mi spiace! L'anello! Dov'è? Hai dimenticato l'anello? Pensavo mi amassi! Ma sì, sì che ti amo! Devo solo capire dove è finito! Vado a prenderlo! Oddio, che incubo! Che è successo all'anello? Devo trovare una soluzione! Subito! Non funzionerà mai! No! Forse c'è qualcos'altro qui! Ehi, la pistola per colla a caldo! Mi salverà! Ok, ho la base per l'anello, ma mi manca una pietra preziosa! Mi aiuterà alla colla! La metto proprio qui! Dopodiché è il turno dei brillantini. Questo viola andrà alla grande. È il suo colore preferito? Ecco come volevo. Ora è davvero splendente. Bene, nella scatola. Ho un matrimonio da portare a termine. Sono contento della mia pistola per colla a caldo. Sono tornato. Ora possiamo procedere. Ok, eccomi qui. Ok, ecco l'anello. Proprio come promesso. Nikki, vorresti diventare mia moglie? Certo che lo voglio! Oddio, ma è viola! Il mio colore preferito! Adoro i matrimoni! E quello è un bellissimo anello! Oh, Mickey, sono felice che ti piaccia! E ora, Mickey, l'anello di Alex! L'anello? Per Alex? Giusto! Deve essere qui da qualche parte! Siamo davvero fatti l'uno per l'altra! Già! Torno in un baleno! E se ne va! Ci vorrà un po'! Giochiamo a sasso carta forbici? Bene, è ora di mettersi all'opera. Sfigato! Non mi parlare così! Papà è così strano! Urla sempre al computer! Sì, proprio così! Sparisci! Voglio proprio masticare qualcosa! Oh, trovato! Forza, finiscilo! Che potrai sgranocchiare? Oh, l'orecchio di Kitty! Sto quasi per batterlo! Devo mantenere il ritmo! Che altro? Oh, potrei provare la mia mano? Ouch! Sì, prendi questo! Ho vinto! Ma posso fare di meglio! Proprio così! E ora della realtà virtuale! Ecco che posso sgranocchiare! Un auricolare gigante! Miam miam! Oh mio Dio! Cosa ho visto? Gli auricolari di papà! Scommetto che sono buoni! Che belli! Li prendo un momento! Fatto! Ho gli auricolari, quelli veri, non quello gigante. Woohoo! Ho vinto e rivinto! Sono il migliore! Dove sono i miei auricolari? Li ho lasciati qui! Un momento! Mickey! Oh no, mi ha scoperto! Più veloce! Mickey, che ti ho detto in proposito? Dammeli! Adesso! Forza! Non ci credo che le piaccia ancora masticare le cose! Ah, questo è un dente? Oh... Oh no! Papà, che c'è? Ah, gli auricolari! Li ho presi! Papà? Sei così sciocco! Ehi, questo è il mio dente! Meglio riprenderlo! Ecco, ora lo rimetto a posto in bocca!
È troppo duro da sgranocchiare. Devo fare qualcosa. Lo sistemo con la penna 3D. Mi piace il verde. Lo userò per coprire il bianco. Sì? Niente più denti incastrati negli auricolari. Devo continuare. Deve diventare ancora più verde. Oh, sembra una pianta mostruosa. Un attimo. Devo aggiungere altro colore. Così. E vai. Che bell'aspetto. Sono così carini. Nessuno può superarmi. Questo è il mio preferito. Così tenero. Papà! Papà, guarda che ho fatto! Svegliati! Miki, cara! Facevo un pisolino! Cos'è? Vedi? Ho decorato la custodia degli auricolari! Oh, wow! Belli! Guarda, ha lo stesso colore che indosso io! È simpatico e custodisce gli auricolari! Oh, Miki, grazie per questo pensiero. Lo metto proprio qui. Ora potrà osservarmi mentre gioco. Che ne pensi? Sì, ti aiuterà a vincere. Sarà il mio amuleto. Ora torniamo alla sfida. Io ne ho altri due. Così posso giocarci. Ciao, rosso. Ciao, giallo. Vediamo. Miki, qui alla cattedra. Molto bene. Avvicinati, per favore. In fretta. Voglio che tu legga il foglio appeso. Ma non vedo alcun foglio. Che dovrei leggere? Eh? Oh, cavolo! È caduto! Lo raccolgo e lo rimetto a posto con questa calamite. È caduto di nuovo! Stupida calamite! Comunque, compito in classe. Pronta al test, Miki? Un test? Beh, vede... Aspetti! So cosa fare! Prendo questo pirottino. Metterò questa calamita sul fondo. Così! Poi la ricopro con della colla a caldo. Oh, che bello! Sembra caramello! Ma non va assaggiato. Ecco, la colla è arrivata in cima. Ora aggiungerò dei confettini. Ta-da! La colla si è asciugata e il progetto è completo. Mi scusi, prof, ho una cosa per lei. Miki, conosci le regole? Guardi qui. Non è permesso il cibo in classe? Oh, ma questi non sono veri. Guardi. Ta-da! Visto? Sono calamite. Oh, vedo. Molto carine. Brava, Miki. Sono colpito. Ti darò un bel voto per questo progetto. Chiunque realizzi calamite così interessanti merita il massimo da parte mia. Molto bene, siediti pure. Fammi dare un'occhiata da vicino. Solo un piccolo morso? Scherzo. Bene, stretching fatto. Eh? Cos'è? Qualcuno sta venendo ad allenarsi? Oh, carina. Ehi, ciao, come stai? Bene, sono qui per allenarmi. Anch'io, buona giornata. Oh, dovrei mettere anch'io gli auricolari per fargli capire che faccio sul serio. È molto carino. Ehi, ha finito con la kettlebell. Farò colpo con la mia forza. Come pesa? Ehi, dove sono gli auricolari? Sono caduti. Rimettiamoli a posto. Vediamo che fa adesso. Posso fare anch'io lo stesso esercizio. Ecco un po' di ripetizioni. Ai, ma che cavolo! Questo esercizio è divertente. Credo che questi siano tuoi. Ah, bene. Flessioni. 1, 2, 3. Oh, ora fa le flessioni. Gli farò vedere che so farle anch'io. Uff. Oh, gli auricolari mi hanno fatto inciampare. In realtà l'ho fatto apposta. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ma che? Ancora gli auricolari? Eh? Aspetta, dove sono gli auricolari? Proprio qui. Perché non te li porti da un'altra parte? Oh mio Dio, mi dispiace, mi sono scivolati. Non mi interessa. Questi stupidi auricolari non vogliono stare al loro posto. Com'è frustrante. Mi causate solo problemi e sofferenze. Mi ascoltate? Ma che problemi hai? Sono gli auricolari, lo giuro. Dammeli, ti faccio vedere. Ho qui le mie cuffie e una penna 3D. Inizio a riempirle in questo modo. Presta attenzione. Non te lo mostro di nuovo. Ora traccio la parte che va sopra la testa. Ricopro bene la parte superiore e scendo sui lati. Ecco fatto. Ho realizzato un modello delle mie cuffie. Forza, passami i tuoi auricolari. Ok. Ottimo, grazie. Ora guarda che faccio. Infilo gli auricolari all'interno, così, e rimarranno in posizione. Ecco a te. Così puoi stare tranquilla. Oh mio Dio, fantastici. Grazie mille. Non c'è di che. Torno ad allenarmi.
Oh, giusto, l'allenamento. Sì, dovrei farlo anch'io. Ma che... Non è male questa custodia, ma posso renderla ancora più bella. Mi serve solo la mia pistola per colla. Disegno un cuore e poi lo riempio. Prima che la colla si asciughi, verserò sopra dei brillantini. Ripeto il procedimento con brillantini di altri colori. È perfetta, la adoro. Ehi, ciao, come va? Wow, Gabby? Ma guarda che bella custodia! Dove l'hai presa? È stupenda! Eh? Oh, parli di questa? È stato facilissimo, ho solo usato questa. Non mi dire. Mi prendi in giro? Wow, hai un talento incredibile. Ne fai una anche a me? È già mattina? Che bella dormita. Bene, prepariamoci. Una bella lavata ai denti. Che buoni i cereali. Ma che ore sono? Non voglio fare tardi a scuola. Prepariamo lo zaino. Mi serve questo e questo. Devo prendere... un sacco di cose. Spero entrino tutte. Non devo lasciare la mia pistola per colla a casa. Manca qualcosa. Trovata. Forse dovrei portare degli altri giocattoli. La scuola è proprio noiosa. Niente male. Credo di aver preso il necessario. Ops, ho ripulito tutto. Non è rimasto niente in giro. Ok, ora sono pronta. Meglio andare. Ma è pesantissima. Non posso perdere altro tempo. Ce la devo fare. No! Il mio zaino! Non ricordavo ci fosse un buco sul fondo. Questo non ci voleva proprio. Ora che posso fare? Oh, una scatola di cartone. Potrebbe essermi utile. Posso mettere le mie cose qui dentro. È della misura giusta. Ci sono quasi... A chi serve uno zaino? Ok, riproviamo. Cavolo, è ancora pesante. Non si muove proprio. Non ci credo, ancora. Ma perché continua a succedere? Inizia a essere frustrante. Ora che posso usare? La mia pistola per colla. L'ultima possibilità. Primo, stendo una sottile striscia di colla lungo la scatola. Senza fretta, voglio che sia precisa. E non voglio lasciare spazi. Continuo disegnando dei quadrati lungo tutta la scatola. È un esercizio rilassante. Una volta terminato, aggiungo altre linee lungo i bordi. Dovranno combaciare con quelle di prima, sempre con molta attenzione. Faccio due maniglie e le attacco alla struttura. Ora devo solo rimuovere la scatola e avrò una nuova borsa. Tutto grazie alla mia pistola per colla. Mamma, come sta il piccolo? Scommetto che lì dentro si sta davvero bene. Oh, come sei dolce, Gabby. Il piccolo sta bene. Aspetta, fammi rispondere. Pronto? Oh, ciao, come stai? Non stare troppo al telefono. Quel cuscino mi ha fatto venire un'idea. Ok, ciao. Oh, Gabby, ma guardati. Hai visto, mamma? Anch'io aspetto un bebè. Come sei adorabile. Gabby sarà proprio una brava sorella. Un momento, che succede? Sto cercando di sentire il bebè. Sento qualcosa. Forse è il mio pranzo. Cara, fa qualcosa. Aiutami. Ma dai, Gabby si sta solo divertendo. Vi lascio ai vostri giochi. Oh, ho un'idea. Papà, prendi, bevi. Oh, grazie, sei molto cara. Ora ti sistemo un po'. Iniziamo dalle unghie. Davvero? Ok, come vuoi. Aiutami, per favore. E va bene, vediamo che posso fare. Senza di me sei un uomo perso. Vediamo che c'è qui. Ma certo... Gabby adora questa bambola. Ho trovato. So cosa fare. La bambola di Gabby sta per sentire dei piccoli piedini. Mi serve un altro pupazzetto. Lo metto sullo stomaco della bambola. Poi li avvolgo con un po' di plastica e modello dell'argilla proprio sopra. Prossimo passo, la pistola per colla. Stendo della colla sopra l'argilla. Mi muovo in cerchio. Non devo lasciare spazi vuoti. Ora posso sollevare la bambola. Taglio la plastica in eccesso. Il pezzo dovrà essere il più preciso possibile. Ora la parte divertente, colorare la colla. Voglio usare un sacco di colori. È venuto benissimo. Ora lo rimetto sulla bambola. Gabby, guarda un po' cosa ho qui. Oh, wow! La mia bambola aspetta un bimbo.
Oh no, sta partorendo proprio adesso! Non perdiamo tempo, dobbiamo intervenire! Non ti preoccupare, andrà tutto bene! So quello che faccio! Un bel respiro profondo! Ecco, rilassati! Continua a respirare! Sentirai meno dolore! Bene così! Spingi, spingi, spingi! Lascia che ti asciughi il sudore! Come ti senti? Aspetta! Oddio, posso vedere il bebè! Oh, che carina! Ha il... avrà preso dal padre! È semplicemente incredibile! Hai proprio una bella famiglia! Perché non si vede? Meno male che ho questi fiori! Che profumo! Oh, sono per me? No, dammeli! Ok! Com'è bello vederti! È passato un sacco dall'ultima volta! Infatti... Oh, ecco Chris! Un momento! Che sta facendo Luna? Mi lasceresti da solo, per favore? C'è Gabi! Luna, va via, forza! Vai! Ehi, Chris! Mi devi qualche spiegazione! Oh, ciao Gabi! Che ci fa lei qui? Non è come sembra? Questi sono per te! Oh, carini! Forse dovrei andare! Questo gioco è fantastico! Il modo migliore per passare del tempo! Ci giocherai tutto il giorno! Ehi, Chris? Da dove arrivi? Pensavo di passare un po' di tempo insieme! A tutti piacciono i videogiochi, eh? Anche a me! Adoro quello con il piccolo idraulico! Magari giochiamo insieme qualche volta! Per esempio, adesso! Ma sta scherzando? No, direi di no! Che ne dici? Non credo proprio! Ecco, fammi un po' di spazio! Ti dispiace? Che stai facendo? Non è colpa mia! Lei continua a flirtare con me! Diglielo, Luna! Me ne vado! Dico sul serio, sono innocente! Chris, non sono affatto contenta! Ma non ho fatto niente! Deve finire qui! E so come fare! Non è la mia foto migliore, ma è proprio quello che mi serve! Occorrono alcune modifiche! Metterò una catenina nella parte superiore della foto. Poi prendo la mia pistola per colla. Copro il volto e la catenina con la colla. E poi la ritaglio. È proprio necessario. Fammi dare un'occhiata. Wow, che ne pensi? Wow, fantastica. Sapevo ti sarebbe piaciuta. Beh, se Gabi è contenta così, allora va bene. Meglio fare uno spuntino. Cerchi un dolcetto? Ce n'è uno proprio qui. Oh, sei tu. Cos'è quello? Quella è Gabi? Ok, me ne vado. Ha funzionato. Ne ero sicura. Così impara. Wow, posso vederlo? Per favore, per favore. Wow, è davvero per me? Wow, un braccialetto tutto per me. Non ci credo. Lo indosso subito. Lo adoro! È perfetto! Lo terrò per sempre! Sono così fortunata! Non ti toglierò mai più! Ovunque andrò, tu sarai con me! Questo gioco è proprio bello! Forza, iniziamo una sfida! Devi selezionarla per finire il gioco! Che giornata! Sono proprio stanca! Ci siamo divertiti un sacco! Ecco, ora sei più comodo! Sogni d'oro? Ottimi questi cereali, vero? Devi mangiarli tutti! Non ti piacciono, eh? Nessun problema! Ti darò dell'altro! Andiamo a saccheggiare il frigo! Forza, vieni! Ci deve essere qualcosa che ti piace! Aspetta! Manca qualcosa! Di solito c'è un elastico sulla porta! Questo ti impedirà di aprire il frigo! Non ti è permesso mangiare schifezze, ok? Ok, mamma. Un giorno mi ringrazierai. Chissà che fine ha fatto. Quindi, posso mangiare tutto quello che voglio adesso? Che spettacolo! Vediamo cosa c'è. Frutta e verdura. Che schifo. Ci sarà qualcos'altro? Che schifo. Ma dov'è la roba buona? Ah, eccola. Cioccolato spalmabile, il mio preferito! La voglio! Non ci arrivo! Aspetta! Ho trovato!
Potevo pensarci prima. Ah, sei mia. Ne è valsa la pena. Ma cosa? Il mio braccialetto? Perché? No! Perché è successo? Non è giusto. Cara, che c'è che non va? Mamma, un disastro! Il mio braccialetto si è rotto! È tutto a terra! Oh, vedo! Fammi raccogliere le perline! Non so se riesco a ripararlo! La vita è crudele! Aspetta, ma quella è crema al cioccolato? D'acqua! Ho un'idea! Così potrebbe andare! Appoggio il barattolo sul tavolo, applico una sottile striscia di colla sul fondo, in questo modo. Dovrebbe bastare. Ora prendo le perline, le metto sulla colla, le distanzio con delle perline più piccole. Ora, di nuovo con la colla a caldo, ci copro le perline, così resteranno in posizione. Giro tutto intorno al barattolo. Ora posso sollevarlo. Gabi, guarda cosa ho trovato. Un nuovo braccialetto! Wow! Lo metto subito! È bellissimo! Wow, fantastico! C'è anche il mio nome! Grazie, mamma! Farei di tutto per te! Ci hai provato, frigorifero! Sarò più fortunata la prossima volta! Ok, se lo dice lei! Anch'io potrei creare il mio braccialetto! Dovresti! Saremmo come gemelle! Bene, facciamo un po' di ramen! Prendo la forchetta. Oh, che odorino! Che abbiamo qui? Oh, direi che quella è la tua forchetta. Ok, ora mi serve una forchetta per me. Cosa? Hanno venduto tutte le forchette. E ora che faccio? Voglio mangiare i noodles. Ok, vediamo in questa scuola. E vai, guarda quante forchette, fantastico! Oh mio Dio, da dove escono queste ragazzine? Oh no, si stanno prendendo tutte le forchette! Uffa, volevo solo mangiare il mio ramen! Aspetta, certo! Come ho fatto a non pensarci? È ora di risolvere questo problema! Inizierò disegnando la forma proprio così! Ottimo, sta andando benissimo! Fatto, sono un genio! Ho fatto una forchetta con la penna 3D! Sono buoni come immaginavo! Wow, mamma mia che noia! Oh mio Dio, sta arrivando, non ci credo! Ah, sei di nuovo in ritardo! Bene, siediti! Si sta sedendo vicino a me, spero di avere un bel aspetto! Cos'è quello? Un cappello da chef? Ehi bella, come va? Oh, bene! Vuoi un po' di gelato? Non mangio cibo spazzatura! Wow, quanto è bello! Cosa? Oh no! Mi è caduto addosso! Che disastro tremendo! Se vede questa macchia annullerà il matrimonio! Scapperà via da me, è sicuro! Ed è un atleta, quindi va velocissimo! La macchia rovinerà tutto! Non riuscirò a prenderlo, il mio sogno svanirà! Oh mio Dio, non posso lasciare che succeda! Deve esserci qualcosa per risolvere! La mia penna 3D! Sì, potrebbe andare! Ok, inizierò disegnando un triangolo e poi lo riempio! Tutto verso la punta! Bene, e ora faccio delle linee diagonali! E poi nell'altra direzione incrociate così! Carino! E ora passiamo al rosa! Riempio anche il cerchio! Avanti e indietro, avanti e indietro! Bel colore! Ecco qua! Ok, ora aggiungo uno scarabocchietto qui sotto sul bordo. E cambio di nuovo colore. Faccio questa linea curva sul gelato. E poi anche qui riempio. Inizia a venire fuori. Sembra proprio cioccolata. Carino, quasi da mangiare. E ora aggiungo delle perline. Giusto un altro po'. Wow, com'è venuto bene! E ora lo metto sulla macchia della maglietta. Chissà che ne pensa! Oh, guardala! Che carina! Come va? Che carino questo cono gelato! Oddio! Cos'è questa roba? Non ci capisco niente!
Oh, non sbirciare il mio foglio! E ora che faccio? E ora vediamo. Chi interrogo? Smetti di nasconderti dietro al libro e vieni qui! Cosa? Non è giusto! Volevo andare io! Ok, ho scritto la formula alla lavagna. Tu devi realizzarla. Inizia con questo. Forza! Siamo in laboratorio! Inizia! Ho una telefonata, ma continua a lavorare. Voglio vedere i risultati. Cioè, lui si aspetta che io lo faccia? Ehi, psst! Prendi quell'ampolla! No, non quello, l'altro! Dici questo rosso? Oh, sei senza speranza! Quello! Aspetta, questo mezzo vuoto! Ottimo, ok, ce l'ho! Ah, ora sì che ci divertiamo! Immagino di doverli mescolare! Ah! Cos'era? Un'esplosione! Ci è caduta di brutto! Oh! Oh no! Ho fatto un buco al tavolo! Se ne accorgerai, finirò nei guai! Ah, sei tremenda! Che devo fare? Non voglio essere espulsa! Aspetta la mia penna 3D! Ok, posso ripararlo! Ottimo, anche il colore giusto! Inizio facendo delle linee sul buco, poi continuo nell'altra direzione! Devo solo finire prima che il prof torni! Forse nemmeno se ne accorge! Quasi finito! Giusto, qualche altra linea? Ok, fatto! Ho coperto il buco! Ora ci metto sopra l'ampolla! Devo dire che l'ho camuffato bene! Oh, sei ancora qui? Beh, ottimo lavoro, torna al banco! Fiu! Sì, è il primo giorno di dieta, è andato! Ciao ciao, Sedano! E ora ci gustiamo qualcosa di saporito! Ah, sarà buonissimo! Iniziamo! Le metto tutte nei noodles! Salame, buonissimo! Wurstel, sì, e ora i noodles! Le adoro! Ma che diamine sta facendo? Devo raccogliere prove! E ora da vicino! Ehi, smettila! Oddio, mi dispiace! Guarda cosa hai fatto al mio telefono! Ecco, prendi questo tovagliolo! Mi dispiace! Ehi, aspetta un attimo! Certo, la mia penna 3D! Ho un'idea! Ok, una cover trasparente e la penna 3D! E ora iniziamo a disegnarci col giallo! Scarabocchietti qua e là! Non serve precisione! Basta coprire gli spazi! Devo solo finire quest'angolo e... Fatto! Aggiungiamo le decorazioni per renderla più bella! Oddio, che carina! Sembra commestibile! Ta-da! Che ne pensi? Non è carinissima? L'ho fatta proprio per te! Wow! Grazie mille, quanto mi piace! Ehi, vuoi dei noodles? Peggio per te! Uffa, fare i compiti mi fa venire male al collo! Però devo continuare, non ho ancora finito! Certo, sono davvero stanca, giusto un pisolino! Vediamo... Certo, ora torna tutto! Ok, mi serve questa formula, sì! Ma certo, come ho fatto a dimenticare quel teorema? Wow, ma guardati, genio della matematica, mi sorprendi! Altri due calcoli... Aspetta un attimo! Sì! Eureka! Oh! I miei esercizi, la mia genialità! È tutto bagnato, tutto rovinato! No! Oddio! I miei compiti, sono bagnati! Fio, grazie a Dio, era solo un sogno! Ehi, stai ancora finendo i compiti? Wow, cos'è quello sguardo assassino? Ce l'hai con me? No, no, però non mi prendo il rischio, risolvo il problema subito! Penna 3D, pronta? Devo girare la tazza al contrario e poi tracciare la circonferenza della tazza con la penna. Tutto intorno, ecco! Poi togli la tazza e ora continui il lavoro riempiendo il cerchio. Il modo più facile è andando avanti e indietro. Ma non ti preoccupare se le linee non sono precise, continua! Non devono essere per forza dritte, ecco qua! Giusto un altro, poi abbiamo finito! Tadan! Ho fatto un tappo per la tazza! Non ho finito però, devo aggiungere delle ondine e poi collegarle alla parte sopra. E poi riempire anche questa forma. E quando ho finito ne faccio altre tutto intorno. Devo riempire tutti gli spazi. E vai, ho finito! Fammi assaggiare.
Ottimo e precisissimo, un coperchio perfetto. Wow, non ci credo che l'hai fatto tu. E guarda, bevo e lo rimetto a posto. Così non devo più preoccuparmi che i compiti si rovinino. Niente più calcoli umidici. Un piccolo pancake perfetto! Saranno deliziosi! Non voglio giocare a campana! Wow! Cos'è questo odore delizioso? Meglio dare un'occhiata! Wow! Hai fatto i pancake! Tutti per te perché te li meriti! Ho quasi finito, fammi girare l'ultimo! Devo solo spingere bene con la spatola! Forza, oh mio Dio! Si è rotta la spatola! E adesso come faccio? Ehi, idea! Userò la mia penna 3D! E ora iniziamo a disegnare! Ecco una bella forma a spatola! Carina, ma non abbiamo finito! Ora disegniamo la parte centrale! Ecco, e ora cambiamo colore! Riempio questo spazio vuoto con l'arancione! Ma non gli ovali che ho disegnato, quelli rimangono vuoti! Tutto fino al manico! Anche questo cerchietto lo saltiamo! Forse con questa pala ci riesco? Oh, eccola che arriva! Mamma, ti ho fatto una spatola! E ora puoi girare l'ultimo pancake! Ok, proviamo! Oddio, ha funzionato benissimo! E vai, finalmente la colazione! Banana e topping al cioccolato hanno un aspetto delizioso! Questa bottiglia è proprio quel che mi serve, farò qualcosa di speciale con lei! Ma mi serve anche la mia penna 3D! Comincio disegnando intorno al collo della bottiglia, devo creare una linea continua! A questo punto proseguo verso il basso e aggiungo ancora un po'! Mantengo la spaziatura regolare tra le linee così! Spero di non esaurire la plastica! Una volta fatto disegno linee orizzontali! Devono incontrarsi con quelle verticali. Ti piace la casetta nuova? Penso di sì. Oh sì, shalalalala. Oh, ciao Wendy. Oh, scusa. Ciao. Quelli cosa sono? Sono i miei nuovi AirPod, sono favolosi. Non so come farei senza di loro. Posso vederli? Ah, beh, ok, ma fai attenzione. Sono bellissimi, forse me li procuro anch'io. Gina, no! Va tutto bene, li prendo io. Sapevo sarebbe successo. Tadan! Ehi, ma cosa... che c'è? Erano rotti così anche prima, vero? Mi spiace tanto, non l'ho fatta apposta. Perché doveva succedere? No, non piangere, ti prego. Aspetta, so come aggiustarli. Presto questa custodia diventerà un capolavoro. Mi serve la colla. Applico una linea sottile lungo la custodia. Così. Adesso prendo le pinzette. Le uso per incollare questi brillantini sulla custodia. Non voglio sporcarmi le mani. Uso diversi colori alternandoli. Faccio con calma. Il lavoro deve essere perfetto. Non voglio che Wendy si arrabbia ancora di più. Fatto questo aggiungo un'altra fila. Cerco di fare tutto con precisione. Sarà così colorata. Continuo verso il basso e il fondo della custodia. E poi faccio anche i lati. Devo coprire tutta la superficie. Questo sarà l'ultimo. Wow, guarda che bella! Non vedo l'ora di mostrarla a Wendy. Guarda cosa ho per te. La nuova custodia degli AirPod, spero ti piaccia. Ma dai, l'hai fatta per me, grazie Gina. Sai cosa? Ascoltiamoci un po' di musica. Dai, divertiamoci. Cosa ascoltiamo? Adoro questa canzone. Pronti? Via! Fatti da parte, perdente. Bravo, coniglietto. Cosa? La tua zampa sta cadendo. Vabbè, non è un gran problema. Ho un sacco di altri giocattoli. Quale scelgo? Questo va benissimo. Chissà che cosa hai dentro. Wow, quanta imbottitura. Sembra una nuvoletta. Gina, ti ho portato dei biscotti. Gina, che cosa hai combinato? Quel povero dinosauro. No! Mi sto divertendo un sacco. Oh, ciao mamma. Che ti è saltato in mente? Hai distrutto i tuoi giocattoli! Cosa ho fatto? Sono un mostro! No, non piangere, non prendertela! Prendi questi! Torno subito! Rimedierò io a tutto! Disegnerò diverse versioni di questo personaggio su un foglio usando una penna 3D per riempirlo!
Seguo attentamente il contorno, così è facile disegnare e anche molto divertente. Ok, il primo è fatto. Adesso lo disegno di profilo. Sempre seguendo il contorno. Passo alla prossima fase, devo assemblarlo. Ho creato una cornice unendo insieme i due pezzi. Adesso riempio tutto con la penna 3D. Creo dei fili sottili lungo la cornice, come se stessi colorando un disegno. Mantengo le linee molto vicine tra loro. Continuo così, mi sto divertendo molto. Decisamente meglio che lavorare con ago e filo. Non deve essere tutto perfetto, non ancora, ma ricopro quanto più possibile, così dopo il lavoro sarà più semplice. Questo non sarà il giocattolo completo, manca ancora qualcosa. Ecco, il primo lato è terminato. Adesso lavoro sull'altro. Farò la stessa identica cosa, disegno lunghe linee orizzontali. Vado più veloce, ormai ho preso la mano. Ed ecco un'altra parte finita. Passo la penna qui e costruisco i vari strati, poi aggiungo le linee verticali. Così coprirò gli spazi vuoti, non devo dimenticare le orecchie. Ecco fatto, comincia a prendere forma. Ora prendo la carta vetrata e la strofino sulla plastica. Wow, visto che roba! Meglio di come avevo immaginato. Aggiungo i dettagli adesso, coloro i suoi occhi di nero. Ho fatto delle piccole tacche per loro. Faccio l'altro. E adesso cambiamo colore per le guance, magari potessi truccarmi anch'io così. Questo tono di rosso mi starebbe così bene. Prendo un pennarello nero e coloro la punta delle orecchie. Basta colorarne solo una piccola parte. C'è ancora una cosa che manca, la coda. L'attacco qui ed ecco fatto, molto bello. Gina, ho qualcosa per te. Davvero? Yes. Tieni. Wow, mamma, è fantastico, l'adoro. Guarda, resta tutto d'un pezzo, anche se lo tiro. Posso anche morderlo. Ah, divertiti, tesoro, vi lascio qui a giocare. Io vado a guardare la TV. Buonanotte, Gina. Oh? Cos'è questo rumore? C'è qualcuno? Mi sarò immaginata tutto. Provo a riaddormentarmi. Ma cos'è? Non è divertente! Va via! Fatti vedere! Mamma! Cosa c'è che non va, tesoro? Mi sa che c'è un mostro in camera! Ma no, va tutto bene, non c'è niente! Sì, l'ho sentito! Era spaventoso! Tranquilla, sei al sicuro! Ci sono! Accendo una di queste luci! Grazie, mamma! Ai, miei occhi! Non riesco a dormire! Non andare via, mamma! Che c'è adesso? La luce è troppo forte! Scusa, cara! Aspetta, forse ho un'idea! Mi serve un po' di colla! La colla non delude mai! Dammi solo un momento. Userò questo stampo a forma di cuore. Metto la colla negli stampi e riempio tutto fino all'orlo. Devo riempire l'intero stampo. Poi lascio la colla a far presa e adesso posso estrarre i cuoricini dagli stampi. Lo stampo di silicone rende tutto più facile, che bella sensazione! Molto rilassante. Non mi serve più lo stampo. Riscaldo la pistola per colla e inserisco il beccuccio nel cuoricino. Così creo un buco. Faccio lo stesso con gli altri. Devo fare tutti i buchi della stessa misura. Ed ecco fatto. Inserisco delle luci a LED dentro i cuoricini. Entrano alla perfezione. Non ci vorrà molto. E il risultato sarà spettacolare. Avrei dovuto pensarci prima, Gina sarà contentissima, sono così carini. E a posto, adesso accendo le luci. Wow, che bello! Sono le luci più belle di sempre, grazie mamma. Sono così carine. Lo penso anch'io, dormi bene, a domani. Ah, così va meglio. Fantastico, non vedo l'ora che cominci la festa. Credo sia tutto pronto. Buon compleanno! Grazie, mamma! Guarda, questo è per te! Oh, un testone gigante! Proprio quello che ho sempre voluto! Sapevo ti sarebbe piaciuto! Non so cosa dire! Sto scherzando, questo è il tuo vero regalo! Ci avevo creduto! Wow, grazie, mamma, l'adoro! Thank you!
you. Però fai attenzione, ok? Certo, puoi giurarci. Ora vai a scuola. Oh, hai una piccola macchia qui. Il testone lo tengo io. Wow, incredibile! Che bel regalo mi ha fatto la mamma! Proprio fantastico! Volevo un nuovo telefonino da così tanto. Oh, sono già a scuola. Ciao, Matthew! Guarda che cos'ho! Così non va bene per niente! Guarda, la mamma ci resterà malissimo! Che cosa posso fare? Che disastro! Non posso starmene con le mani in mano. Gina, stai bene? Non voglio che mi cada il telefonino, si romperà! Tranquilla, ho per te una custodia! Oh, beh, non è proprio il mio stile! Aspetta, ho un'idea, vedrai! Che stai facendo? Faccio un bel makeover alla custodia! Metto il sigillante in un bicchiere! Così dovrebbe andare! Ora mi serve della tempera acrilica, ne metto solo poche gocce! Do una bella mescolata! Voglio mescolare tutto. Non ci vorrà molto tempo e mi piace questo colore. Davvero niente male. Adesso la prossima parte. Ho una tasca da pasticcere. La riempio con la mistura sigillante. Mi sento come se stessi decorando una torta. Il bicchiere non serve più. Uso un bastoncino per spingere questa mistura giù nel fondo della sacca e credo sia pronta. Non mi resta che fare un nodo, così... Meglio assicurarmi che sia bello stretto, non voglio fare pasticci. Taglio l'estremità della sacca. In questo modo, non troppo però, così va bene. E adesso versiamo. Ecco la custodia! Devo applicare la giusta pressione alla sacca e creo un motivo a spirale. Continuo così lungo tutta la custodia. Mantengo le spirali vicine l'una all'altra e con un leggero colpetto creo una piccola cima. Non male, davvero! Forse dovrei fare un corso di pasticcere. Possiamo usare sigillanti di colori diversi, ma a me piace questo color lavanda. Ha qualcosa di rilassante ed ecco l'ultima riga. Aggiungo un simpatico koala, lo premo così, voglio che faccia presa. Questo orsacchiotto qui nell'angolo, uso le pinzette per sistemarlo. Non voglio rovinare tutto proprio adesso. Aggiungo qualche altro pupazzetto, sono molto carini. Ora riempio gli spazi vuoti con delle stelle. E mi sa che ho finito. Aspetto che il sigillante si asciughi e voilà! Che te ne pare, mamma? Bello, vero? Sei una vera artista! Devi aver preso da me! Ah, grazie, credo. Allora, quando arriva la torta? I puppet sono divertenti, ma lo sai che ci puoi fare anche dei gioielli? Usiamo una penna 3D per riempire gli spazi. Poi mettiamo un perno nella plastica e usiamo la penna 3D per coprirlo. Aspettiamo che la plastica si indurisca, rimuoviamolo dal puppet e ammiriamo il tuo nuovo orecchino. O meglio ancora, indossiamoli. Non male, vero? Eh? Cos'è successo stanotte? Forse abbiamo un po' esagerato. Non ci credo che sto per sposarmi! Wow! Sono felice per te! Alla salute! Woohoo! Non lo farò mai più! Diamoci una rinfrescata! Che confusione! Fantastico! Devo anche pulire! Wow! Che è successo al mio trucco? Un momento! Ricordo qualcosa! Mi sembra fossi in un club! Woohoo! Un applauso per Mia! Divertiamoci! Forza, ragazze! Chi canta adesso? Eh? Ops, scusa, andiamo! Wow, è stato imbarazzante! Ed è nel mio bagno! Ma che è successo al WC? È tutto così strano! Spero non sia accaduto di peggio ieri! Aspetta, sarà la serata più bella! Dovremmo farlo ogni weekend! Non credo che lo farò ogni weekend! Mi fa male tutto! Eh? E questo da dove spunta? Oh, giochiamo! Voglio vincere un puppet! Continua! Woohoo! Ce l'abbiamo fatta! Non è così male! Oh no! L'anello! Ah! Non va bene! Dove sono? Devo andare a sposarmi! Mi serve un anello! Ci vuole un'idea! Mettiamoci al lavoro! Primo, un vassoio per muffin. Ci versiamo della resina epossidica.
Poi aggiungiamo un paio di gocce di colore. Mescoliamo bene. Con uno spazzolino possiamo creare un vortice. Prima che si asciughi, ci mettiamo un anello. Credo sia pronto. Sì, i tempi erano giusti. Sposiamoci. Adoro il cioccolato. Mi stavo quasi preoccupando. Oh, caro, non dimenticare l'anello. Ti sta benissimo. Oh, com'è romantico. Siamo sposati. Ora devo baciare la sposa. Nuovo giorno, stessa storia. Magari fossero miei. Buongiorno. Oh, buongiorno. Dunque, vorrei parlarle di... chi è lei? Prego? Ma sono io. È proprio necessario? Oh, Mia, buongiorno. È un piacere rivederla. Stessa scena ogni volta. Voglio le mie cose. I suoi piedi sono sulla mia scrivania. Meno chiacchiere. Voglio il mio tesoro. Vado... E fa in fretta. Come arrivo alle cassette di sicurezza? Oh, ora ricordo. Quella donna mi mette un'ansia. Ma è la miglior cliente di questa banca. Ah, ecco. E ora quale chiave uso? Ce ne sono così tante. Forse è questa. Scusi il disturbo. Sì, mortale. Ho bisogno dei soldi, per favore. Prendili e autoesiliati dal mio reame. Grazie, la lascio al suo riposino. Quel tizio è inquietante. Perché ci mette tanto? Sono tornata ed ecco a te. È uno scherzo? Ok, ok, torno subito. Non ci credo, ho preso le cose sbagliate. È così cattiva. Stavolta andrà bene. Ok, ce la posso fare. Piano, piano, presa. Mi serve un nuovo lavoro. Questo è troppo stressante. Ecco la cassetta. E quindi? Non volevi la cassetta? Spero di non fare errori stavolta. Una valigia? Era quello che voleva? È viva? Ma cosa c'è dentro? Finalmente! Libero! Felice di essere stata utile. Veloce, devi venire con me. Di qua. Ecco a te. Ma che diamine combini oggi? Oh, volevo solo un nuovo amico. Forza, al cavò. Non ti preoccupare, sistemo tutto. Devo solo trovare la chiave. È qui da qualche parte, non ci vorrà molto. Devo sempre fare tutto io? È questa qui. Lo sapevo, dammela. No, perché? Prima devo fare una cosa. Vediamo. Oh, puntine. Perfetto, proprio quello che cercavo. Sto per semplificarti la vita. Sistemo le puntine in un disegno e le incollo insieme. Poi aggiungerò un brillantino. Ora devo solo attaccarlo alla chiave. Bello, vero? Così non le perdi più. Ora puoi prenderle. Wow, ma è fantastico. Ti prendo le tue cose. Ta-da! Era così complicato? Sentivo di dover cambiare look. Puoi mettere queste in cassaforte. Nessun problema. Ho la chiave. Che giornate. Poteva pulirsi le scarpe prima. Dove sono tutti? È così tranquillo. Oh, ciao ragazzi. Sul serio? Non accadrà. Comunque, forse non mi hanno visto. Questo cos'è? Wow, c'è una festa! Ed è oggi! Fantastico! Forse non dovrei andare. Sarei sola. Perché penso a queste cose? Che sta facendo la nerd? Che sfigate! Ehi, facciamole uno scherzo. Non sarò mai popolare. Ehi, Mandy, verresti al party con me? Con te? Sul serio? Un appuntamento? Oh... Non ci credo, è svenuta. Un classico. Aspetta, stavi scherzando? Dovevamo farle un video. Ma ti pare che ti chiedo di uscire? Basta ridere. Andiamocene. Perché sono così cattivi? Che gli ho fatto di male? Sono spregevoli. Io vorrei solo fare amicizia. Un momento. Queste lacrime mi hanno dato un'idea.
e sarà perfetta per il party. È un'idea grandiosa. Ecco una ciotola di resina epossidica. Aggiungo un po' di colorante, un blu molto intenso. Ora mischiamo. Assicuriamoci che sia tutto amalgamato. Sta venendo bene. Verso tutto in questo stampo. Aprirò un negozio di lacrime. Riempio lo stampo fino all'orlo. Ora devo aspettare che si indurisca. Non resta che collegare una collanina. Wow, è bellissimo! La mia collana fatta di lacrime è perfetta. Ora devo decidere cosa mettermi. Wow, mi sento stupenda. Andiamo alla festa. Il mio primo party. Come lo immaginavo? Festa! Oh, wow, guardate Mandy. Oh mio Dio, mi sta guardando. Che faccio? Sono felice che tu sia qui. Come dici? A proposito, prima stavo scherzando. Balliamo? No. Ho detto che mi spiace. Questo party è fantastico. Oh, sì. Oh, bene. Sono in orario. Credevo di essere in ritardo. Ehi, ciao. Questi braccialetti sono bellissimi. Ciao, Mandy. Questo colore si abbina ai miei occhi. Che stanno facendo? Braccialetti dell'amicizia. Sì, dell'amicizia. No! Che colpo! Ti manca il braccialetto? Oh, giusto. Beh, me ne vado. Si sentono speciali. Beh, non posso farci molto. Intanto mi allaccio la scarpa. Non vorrei inciampare. Aspetta, ho un'idea grandiosa. Forse anch'io potrò farmi un braccialetto. Creo un anello con il laccio. Poi faccio un nodo. Così. Poi passo l'estremità nel cappio. E inizio a fare una treccia, un po' come faccio con i capelli. Non sembra male. Ora lego le estremità. È stato facile. Proviamo. E ne ho per tutti. Spero lo app- Questi peluche sono così carini. No, i robot sono più fighi. Wow, un unicorno! È così magico! L'ho visto prima io. Dammelo! E molla! Dai! È mio! No, guarda che cosa hai fatto! È stata colpa tua, povero unicorno! È così ingiusto! Au, le mie orecchie! Cos'è questo baccano? Calmatevi! Ha distrutto il mio unicorno! È tutta colpa di Madison! Ok, penna 3D, non deludermi. E intanto mi serve un pastello. Abbozzo un cuore, prendo la penna 3D e la uso per riempirlo usando colori diversi. Mi assicuro di rimanere all'interno delle linee e di non lasciare nessuno spazio vuoto. Wow, niente male, eh? Ma c'è ancora del lavoro qui. Non c'è tempo da perdere. Ora posso ricucirlo. Accidenti, che ansia! Sento davvero la pressione. Taglio il filo in eccesso e applico un cerotto. Non arrenderti, piccoletto. Fiu, un recupero completo. Bene. Wow, grazie, papà. Guarda, Alex è adorabile. Ehi, come va? Bella giornata, eh? Certo che fa caldo. Ma devo andare avanti. Ce l'ho fatta. Ringrazio mamma, papà. Oh, sono esausto, le gambe mi fanno malissimo. Che male. Ma ne è valsa la pena. Oh, devo riposare. Ehi, ce l'hai fatta. Guarda qui. Mi viene da piangere. Non riesco a muovere le gambe. Tutto bene? No, per nulla. Non mi muovo più da qui. Via queste scarpe finalmente. Ma che cosa hai fatto ai piedi? Devono far male. Aspetta, ti aiuto. Dovrebbe andare meglio. No. Un po' d'acqua? Che ne dici? No, come prima. Torno subito. Dai, pensa. Il congelatore! Ecco che cosa mi serve. Perfetto. Svuoto i cubetti di ghiaccio, non ne ho bisogno. Mi serve questo. Lo metto sul piano di lavoro e cospargo di brillantini. Poi ho bisogno di una pistola per colla. Ne metto un po' in ogni sezione fino in cima. Così. Con questa si fa subito.
Devo essere veloce, ci passo sopra altri brillantini coprendo per bene. E poi lascio che la colla faccia presa. Capovolgo il vassoio, do qualche colpettino. E adesso dovrebbe staccarsi. Con questo Alex starà molto meglio. Ah sì, che bello! Sapevo ti sarebbe piaciuto. È stato come un massaggio, i miei piedi stanno molto meglio. Ce l'abbiamo fatta! Sono pronto a partire! Ehi, non dimentichi qualcosa? Madison ne sarà entusiasta, sarà così romantico. Ehi Madison, ho qualcosa per te. Cosa? Non ci credo! È bellissimo! Non quanto te. Oh sì, sarà fantastico! Lo metto qui, non voglio perderlo. È tutto pronto. Lo infilo nello zaino e posso andare. Coraggio! Sarà il giorno più bello di sempre. Non vedo l'ora di vedere come reagirà Madison. Niente può rovinare questo momento. Ho pianificato tutto. Alex, sei qui. Sono così felice. Ho qualcosa per te. Ma dov'è finito? È solo un secondo. È qui da qualche parte. O almeno spero. Che emozione. Aspetta. Dai, non può essere. Tutto bene? Ho perso il tuo regalo. Aspetta, che c'è? Tutto bene? Sì, so come fare. Questa farfalla mi ha ispirato. Metto un foglio di plastica sopra questo disegno e lo tengo fermo con lo scotch. Poi ricalco con la penna 3D. Comincio dall'esterno. Fin qui tutto bene. L'ala è finita. Ora passiamo ai dettagli. Faccio dei cerchietti con la penna e poi finisco il resto. Proprio così. Sta venendo bene. Ora passo al corpo. Beh, metà corpo. Lo attacco a una catenina e faccio lo stesso con l'altra metà. Questi orecchini sono per te. Cosa, davvero? Li adoro, Alex. Sono stupendi. Li metto subito. Io ce l'ho fatta. Sei incredibile. È il regalo migliore di sempre. Grazie. Qualsiasi cosa per te. Pronte a partire? Ragazze, accendete i motori. 3, 2, aspettate, 1, via! Woo! È pazzesco! Oh no, si è schiantata, che botta! Devo guardare. È una corsa verso il traguardo. Woohoo! Hai vinto! Sei la migliore! Possiamo fare una corsa? Cosa? No! Almeno hai una macchina? No! Allora è un bel problema. Non riusciamo mai a divertirci, ho pure finito gli snack. Ma questo mi dà un'idea. Mi metto al lavoro. Ritaglio la scatola, la piego su se stessa. Faccio un grande buco al centro e fori più piccoli sui lati. Ora devo dipingerla. Userò questo rosa acceso, sarà davvero bello. Lo spennello sulla scatola e crea uno strato uniforme. È proprio quello che voglio. Lo faccio asciugare. C'è ancora del lavoro qui. Ritaglio dei mezzi cerchi da un cartoncino. Ho ripiegato i bordi. Queste saranno le mie ruote. Le inserirò nei fori laterali. Poi finirò di decorare la macchina. Questo sarà il cofano. Ci vogliono le luci. Dobbiamo vedere dove stiamo andando. Ho dipinto i bastoncini dei ghiaccioli. Li applico sul cofano. Ho fatto i sedili con il polistirolo. E questo sarà il parabrezza. Si parte! Dobbiamo vincere la gara, sai? Che cos'è? L'auto della mia bambola. Certo, se lo dici tu. Non sarà una grande gara, la mia macchina è turbo. Beh, io ho un bastoncino. Vai, vai, vai! Wow, come va veloce la macchina! Wow, che bolide! Non mi toccare! Ah, non dovrebbe esserci un mattone! Meno male che non esco mai di casa senza attrezzi. Non sono sicura che questa sia la scelta migliore. Ecco qui, la mia penna 3D è sempre utile. Nessun altro dovrebbe inciamparci. Solo qualche altra riga qui. Riempiamo tutto quanto. Niente mattone, nessun problema. Quasi. Ta-da! Brillante! Forza! Oh sì! Wow, sto diventando abbastanza brava!
Sono un genio a fare i cuori. Su, resta nella tua corsia. Che cosa stupida macchina lenta. Vai, vai, vai. Betty, ti dispiace? Non capisci? Oh! Ehi, un tasto! Ma quanto hai premuto? Oh, e adesso come faccio a giocare? Non va affatto bene. Dammi qui. Adesso è mio. Oh, che strazio. Ha lasciato qui la sua penna. Adesso le faccio vedere io. Se perdi il tasto della tastiera, usa una penna 3D per crearne uno nuovo. Basta farlo spesso quanto gli altri tasti in questo modo. E adesso vediamo se funziona. È il momento di provare. Sì, il gioco non si ferma per niente e nessuno. Wow, Betty, sei tornata! Allora, dov'ero? Betty, hai preso la mia penna senza chiedere! Perché le sorelle sono così fastidiose? Meno male che l'ho ripresa. Fa come vuoi. Ho finalmente perso il dente. Vieni a prenderlo, fatina dei denti. Non vedo l'ora che arrivi domani mattina. Non mi ci abituerò mai. Che schifo. Via da me. Accidenti. Oh no, devo fare qualcosa. Questa bacchetta ha visto giorni migliori senz'altro. Si sta svegliando. Hai rotto il tuo piattino preferito? Usa la penna 3D per aggiustarlo. Richiederà un po' di tempo, ma ne varrà la pena. Il bordo è fatto. Adesso traccerò delle linee proprio in questo modo. Sono quasi a metà strada, dai! Adesso farò lo stesso nella direzione opposta. Dovrebbe venire così. Bello, eh? Il vecchio piattino non le mancherà affatto. Ecco qui. Fatto. Oh, mi stavo per dimenticare. È per questo che sono venuta in fondo. Credo ci sia un dente per me. Bingo! Vale qualche soldo, direi. È un piacere fare affari con te. Oh, sul serio? Questo è il giorno più lento di sempre. Hanno del gelato. Ho già l'acquolina in bocca. Per favore, dimmi che ho dei soldi. Ho detto soldi, non spazzatura. E questo? Posso farci qualcosa? Oh, un cliente! Ciao! Ciao! Ti piace quello che vedi, eh? Solo se hai soldi. Niente. No? Allora non posso aiutarti. No, fa niente. Torno subito. Ok. Posso creare una mia forma di valuta. Mi serve soltanto la mia penna 3D. Perfetto, e adesso un altro paio di passaggi. Sembra un cono gelato, giusto? E cosa c'è di meglio del gelato per del gelato? Non posso dimenticarmi la salsa di fragole. Ora sì che ho fame. È fantastico, non è vero? E questa parte si aggancia ad una catena. È perfetto! Ho creato anche degli orecchini da abbinarci. Guarda! Mi sento davvero bene con questi. È ora di mettere in ordine il mio look. Ci sono quasi... Oh, sei tornata! Sì, sono proprio tornata. Quella collana è divina. Si abbina ai tuoi gelati, giusto? Sì. Solo uno piccolo, per favore. Non volevo quello. Oh, succede sempre. Oh, notte notte. No, non riesco a dormire con questo coso acceso. Oh, che scema che sono. Chissà che cos'altro c'è là sotto. Oh, ma guarda! Mi ero dimenticata di tutto questo.
che cos'è? Barbie, non ti vedo da anni. Tranquilla, ti coccolo io adesso. Che bello. Barbie? Mi sento così brutta. Oh, starò sognando. Lo spero. Oh, sembrava così reale. Ma quella povera Barbie aveva ragione. Ti metterò io a posto, sta tranquilla. Ti trasformerò. Hai bisogno di un po' d'amore. Comincerò dal tuo vestito. Ti piace il rosso, vero? Basta muovere la penna avanti e indietro così. Come lunghezza va bene. Super carino. Non ti senti già meglio? E non hai dovuto spendere una lira. Buonanotte, amica mia. Ah, molto meglio. Dormi bene, amica mia. Un nuovo vestito. Grazie. Non sei abbastanza carina, vai. Mi sento così brutta. Doveva essere così crudele. Via! Oh, non mi piace. Salve! Oh? Vado via? Non credo di aver capito. Oh, non ti avevo vista. Vieni. Ok. Il mio portfolio. Eccolo qui. Vediamo. Molto interessante. Begli occhi. Non male. Soprattutto considerata la terribile angolazione. Ma nel complesso sei noiosa. No. Ok. Via! Accidenti. Guarda tutti quegli schemi di tessuto. Le piacciono quelli, eh? Allora so cosa fare. Inizierò con un motivo a linee come questo. Adesso creerò un nuovo design con un colore contrastante così. Interessante, vero? Non abbiamo finito. Questi colori stanno davvero bene insieme. E ho finito. Permesso, sono tornata con nuove foto. Di nuovo tu! Mi creda, queste le piaceranno. Oh, ti devo richiamare. Davvero originale. Proprio quello che sta cercando questa agenzia. Assunta, molto bene. Non posso crederci, sono una modella. Dai, non ho tempo da perdere, su. Ho detto, vieni qua. Oh no. Oh già, la chiave. Ma dove l'ho messa? Certo, sarà nello zaino. Deve pure essere da qualche parte. No dai, sul serio. Non la trovo. Ma ho un'idea. Mi ci tuffo dentro. Vediamo ancora patatine. Libri. Devo andare più in fondo. Eccola, l'ho trovata. Che faticazzo, accidenti. Adesso ci siamo. Ok, adesso posso aprirlo. Aspetta un attimo. Ho un'idea migliore. Ho la mia penna per il disegno e un cuoricino per disegnare. Basta seguire il disegno. Bello! Adesso posso riempirlo così. Questa è la mia parte preferita dei disegni critici. Adoro fare queste linee così lunghe. Ok, il cuore è fatto. Adesso mi basterà attaccarlo ad un portachiavi in questo modo. E fatto e finito. Carinissimo. Adesso non perderò più le chiavi. Era quello che ci voleva.
Che balletto divertente. Oh, chi sarà? Vado io. Ah, ma ci stavamo scatenando. È arrivato un pacco. Sì, sono le mie Crocs. Sono bellissime, le adoro. Wow, che invidia. Le mie sono così infuse. Ma forse posso migliorarle, sì. Disegno un fiorellino e prendo la liquidata penna per il due petali fatti, adesso gli altri. Traccio le linee avanti e indietro. E voilà! Adesso con il giallo colore di sotto. Oh, è venuto davvero carino. Adesso facciamo una fragola, sì. Tracciamo tutto il contorno. Così. Poi usiamo il verde. E naturalmente il resto sarà rosso. Verrà proprio bellissima. E adesso una stellina. In questo caso non mi serve neanche un modello. La disegno a mano libera così. Il giallo renderà tutto luminoso e scintillante. Ed eccoci! Il momento delle scarpe. La stellina la mettiamo qui. E qui le altre decorazioni. Ah oh, sì, così va molto meglio. Proviamole. Oh, ma che meraviglia! Le adoro! Proprio un gran bel lavoro, Katie. Tieni, ti regalo il fiore. Oh, grazie! Vuoi vedere qualcosa di fantastico? Guarda che cos'altro ho qui! Queste le metto sopra le scarpe, così avranno un nuovo look. Ho usato la penna 3D per fare anche questo. Sono stupendi! Ehi, ma noi stavamo ballando! E adesso abbiamo anche le scarpe nuove. Ho quasi finito di lavare il piatto. Un'altra tazza, signorina. Lava anche questa. Va bene, questa è basta. No, ma come fa a sporcarsi così una tazza? Ma che... la mano! Oh no! Oh, si è rotta! Meno male, è ancora intera. Oh no! La mamma mi ucciderà! Accidenti! Ma forse posso aggiustarlo. Niente colla, e qui la mia adorata penna 3D. Basta riempire la tinta in questo modo. Con lo stesso colore, così il danno sarà invisibile. Poi via lungo tutto il manico. Lungo il bordo così, non ci vorrà molto. Fatto da questo lato, procediamo. Dedichiamoci alla parte sopra e sotto del manico, d'altronde la parte più importante della tazza. Bisogna fare bene questo lavoro. Ecco qui. Ciao, tieni del succo. Ma guarda, hai decorato il manico. È successo per caso qualcosa? No. Beh, adesso è più saldo in effetti. Grazie per il succo. Meno male, ha funzionato. Scusa, ti sposti? Devo aprire la chiavetta. Chissà che sta facendo fermo impalata qui. Accidenti, la campanella. Oh no, si è incastrata la gonna. Oh, si è proprio bloccata qui dentro. Mi serve uno stampino. Oh no. Meglio non provarci neanche, finirebbe in un disastro. Guarda che buco, accidenti. Ma un attimo, ho la penna 3D. Meno male che la porto sempre con me. Basterà tracciare un bel disegnino intorno allo strappo così. E poi riempirlo. Devo stare attento a riempire tutto. Ok, il prossimo colore adesso. Riempiamo anche questa parte così. Ecco, il buco non c'è più. E aggiungiamo dei dettagli. Orecchie, occhietti, naso e bocca naturalmente. Oh, che bocchina carina! Prima c'era uno strappo e adesso c'è un musetto adorabile. Il lupo aveva grandi zanne, ma anche un cuore d'oro. E quando la principessa lo accarezzò, lui si accovacciò ai suoi piedi. E da quel giorno diventarono grandi amici. Ah, oh, si è addormentata. Le rimbocco le coperte allora.
ci voleva. Ti prego, non ti svegliare. Torna in me. Però cavolo, le ho rotto la bambola. Quando lo scoprirà andrà su tutte le furie. E adesso che faccio? Ci sono! Vieni qui, bambolina. Ti rimettiamo in sesto. Non deludermi, penna 3D. Conto su di te, eh? Disegniamo delle scaglie come quelle dei pesci, così. Sarà una perfetta coda da sirena. Adesso le pinne. E con il giallo facciamo qualche dettaglio. Ma useremo tantissimi altri colori. Molto bene. Qualche tocco finale adesso. Un altro po' di giallo qui su. Missione compiuta! Ed è venuta proprio carina! Quando la vedrà sarà al settimo cielo. Devo dire che me la sono cavata alla grande. Lascerò qui la bambolina così la vede subito. Sogni d'oro! Il lupo vuole il gelato. Ah, che meraviglia! Adoro i popcorn! Dov'è finito? Dov'è? Forse sotto i cuscini. Ma che stai facendo? Smettila di tirarmi in faccia i cuscini. Forse sotto le tue gambe? Niente da fare, ho visto dappertutto. Ma che stai cercando? Ho perso un orecchino, non riesco a trovarlo. Questa fogliolina gli somiglia. Dammi un secondo, allora risolvo io il tuo problema. La penna 3D ci verrà in soccorso. Che bello il verde. Adesso l'altro lato. È divertente ricalcare una vera foglia. Adesso la togliamo. È venuta davvero realistica. Incolliamo un gancino così. Perfetto. Pronti per essere indossati. Guarda cosa ho fatto per te. Sì, sono bellissimi. Come mi stanno? Che ne pensi? Oh sì. Oddio, sono stupendi, sembrano vere foglie. Grazie. Adesso non dovrai più mettere casa sotto sopra. Ok tesoro, ecco un pennello e dei colori. Divertiti. Oh no, che cosa hai fatto? Sono un artista, papà, guarda. Tua madre sarà furiosa, ma forse se... Prendi un pezzo di carta bianco e applicaci un po' di vernice. Aggiungi del rosso. Stendi la vernice per formare dei piccoli cerchi, metti la carta in un sacchetto di plastica e voilà! Tesoro, guarda cos'è! Wow, papà, l'adoro! Accidenti, guarda come va la pittura! È dappertutto! Ah, non c'è più casino. Non funziona. Soffia un po' più forte, mio caro. Così, mamma? Oh! Il mio libro! È fradicio! Fai piano, tesoruccio. Ma mamma, le bolle non funzionano. Ho già fatto la doccia oggi. Oh, scusa, mamma. È solo un bambino. Fai un respiro profondo. È tutto ok? Non mi piace questo gioco. So io cosa fare. Torno subito. Quante bolle. Ecco cosa mi serve. Questo è perfetto. Guarda che cosa ha preso la mamma. Oh, mamma, è un maialino! E sta facendo le bolle, ma dai! Sono così emozionato! Perché non ci giochi? Ma è spettacolare! Ed è così divertente! Saremo migliori amici per sempre, grazie, mamma! Prego, tesoro, posso leggere in pace il mio libro? Grazie per la torta. Ricordati di esprimere un desiderio. Ecco qui. Spero si avverino. E tuo padre ha un regalo per entrambi. Sul serio? Certo! È tutto quello che ho. Stai scherzando. Mi dispiace, ragazzi. Fa nulla, mamma. Almeno abbiamo la torta. Forse possiamo fare qualcosa. Ho visto questo annuncio. Ma i tuoi bei capelli? Non c'è altro modo. Ricresceranno. È per i miei bambini.
Non è giusto. Grazie, tesoro. Non preoccupatevi, ragazzi, è tutto ok. Regali! Buon compleanno! Questo è il miglior compleanno di sempre! Grazie! Chissà che sarà! Siamo dei bravi genitori! Lo sguardo sui loro volti ne è valsa la pena! Wow! È una penna 3D! Io ho una bambola! Che bel regalo! Grazie! È un piacere per noi! Andiamo a fare una passeggiata, bambolina! Ho un'idea! Usa una penna 3D per disegnare delle linee orizzontali sottili. Fanne tante sul pezzo di carta finché non farai questa forma. Poi fai il contorno intorno alla forma e poi crea delle forme più piccole, proprio così. Attaccale insieme e avrai una sedia. Perfetta per la bambola. Forse Dolly vuole sedersi dopo la sua passeggiata. Che gentile, grazie! È fantastica! Ora può mangiare un po' di torta. Sei il miglior fratello di sempre! Non puoi costringermi! Forza, tesoro, devi lavarti le mani! Non voglio! Io e Paperella ce ne andiamo! Torna qui! Vorrei che tu potessi volare, Paperella! Mettiti in salvo! Ah, il mio piede! Wow, ci sono dei Lego ovunque! Ah, tutto quello che faccio è pulire, praticamente! Aspetta! Prendi una ciotola e aggiungi il sapone di gelatina! Fai sciogliere il sapone e aggiungi del colorante alimentare. Basterà una piccola goccia. Mescola il sapone e il colorante, assicurandoti che sia ben miscelato. Una volta fatto, versa il sapone dentro un grande blocco Lego. Occhio a non farlo fuoriuscire. Riempi il blocco fino in cima e fai lo stesso con l'altro lato. Lascia che si indurisca, poi capovolgi il blocco e rimuovi il sapone. Una bella saponetta colorata, che ne pensi? Sapone Lego, da qui! Benissimo, divertiti a giocarci! Oh, e ci sono anche diversi colori! Proviamo quello giallo! È fantastico! Odio essere malato! Il mio povero tesoro! Oh, vai a fuoco! Non va affatto bene! Devo farti stare meglio! Ecco a te la mamma infermiera! Che cos'è quello? Sto scherzando, mi serve questa. Un po' di umorismo non guasta, ecco cosa mi serve. Ma non mi piace, fa schifo. Devi stare bene, su, apri la boccuccia. No. Mamma, non voglio. Guarda, mamma. Voglio una bibita gassata. Penso di sapere come convincerlo. Prendi una lattina di coca vuota e aprila al centro. Metti lo sciroppo per la tosse nella lattina e poi richiudi la lattina. Metti una cannuccia nello sciroppo e voilà! Ti ho preso una bibita gassata. Bevila tutta, eh? Grazie, mamma! Bravo, ragazzo! Ha un sapore diverso, ma mi piace! Vrum, vrum! Oh, questa stanza è un disastro! Ciao, mamma! Lo so. Devo uscire, ma voglio che questa stanza sia pulita prima del mio rientro. Ma... Ok. Nanna. Questa è la torre più grande del mondo. Oh no! La mamma è tornata! Devo fare qualcosa al volo! L'aspirapolvere mi sarà utile. Un calzino. Aspetta, sì, potrebbe funzionare! Metterò il calzino sopra il tubo dell'aspiratore e aspirerò tutti i pezzi di Lego. Così li raccoglierò velocemente e non li perderò in giro. Tutto quello che devo fare è togliere il calzino. Wow, guarda quanti! Devo nasconderlo. Che lavoro meraviglioso! Ah, e io? Beh, sì. Ti meriti un regalo. Grazie! Whee! Accidenti, attenta! Vroom! Ciao, papà! Ciao, amore, ti ho preso delle caramelle. Oh, grazie! Anch'io voglio del succo. Brava, bambina mia! Ma che diavolo! È tutto ok? Ops, scusa, tesoro! Ma era la mia macchina preferita! Lo so, papà sa cosa fare.
ma ho bisogno di questo cartone. Toglierò il tappo dal cartone del succo e spingerò uno spiedino di legno nel tappo. Poi infilerò una cannuccia nello spiedo così. Adesso rimetterò il cappuccio sull'altra estremità dello spiedo per creare le ruote. Prenderò il cartone e applicherò la colla. Adesso devo solo fare una linea sottile lungo tutto il cartone e una volta fatto ci attaccherò le ruote. Adesso prenderò un palloncino e ci infilerò dentro una cannuccia. Fisserò la cannuccia con un elastico e lo attaccherò al cartone del succo. Guarda cosa ha per te il tuo papà! Che cos'è? Che ne dici di una gara? Ti faccio vedere. Prendi questa qui. Wow! Se gonfiamo i palloncini, correranno lungo il pavimento. Sei pronta? Guarda come vanno! Sto vincendo! Grazie, papà! Voglio giocare! Oh, con calma! Tieni, prendi questo. Non mi piace più. Oh, ho detto smettila! Aspetta, gioca con questo robot. Oh sì, lo voglio! Divertiti! Wow, che figo! Adesso posso farmi le unghie. Che noia! Gioca con me! Ma perché continua a succedere? Ci sono! Posso usare questi cereali! Immergili bene nell'acqua e quindi incollali insieme. Sono come i mattoncini. Mi piacciono i mattoncini! Prenderò la ciotola con me. Ah, questo dovrebbe tenerlo occupato per un po'. Molto meglio un po' di relax. Che cos'è? Ci sei cascata! Essere un genitore può essere difficile, ma con questi trucchi utili sarà tutto più facile. Cosa fanno di divertente i tuoi? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordati di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo. Carine, ecco a te. Senza dimenticare l'altra. Ed ecco uno splendido abito da abbinare. È bellissimo. Scintilli dalla testa ai piedi. Guarda che capelli lunghi. Magari un po' più corti non ti starebbero male. Proviamo. Ho qui con me lo strumento. Ah! Oh no! Ah! Oh no! Cosa ho fatto? Volevo sbrigarmi, ma non così tanto. Ecco, è tutto finito. Che sfortuna. A meno che... posso fare dei capelli nuovi? La situazione sta migliorando. Questa penna 3D fa miracoli. Sembrano capelli veri. Ecco un po' di ciocche bionde e ricce. Ora sono perfetti. Davvero un ottimo risultato. È un cambiamento notevole. Wow! Me ne sono quasi dimenticata. Pubblichiamo una foto. Cheese. Perfetto. Forza con i like. Wow! Sei proprio popolare. Dolly's here and she's ready to party. Uh-oh, time to get you a new outfit. Take a dome and fill it up with different colors of gelatin. Once it's solid, take it out. Wow! And let your doll try it on for size. Unfortunately, wow. I don't think this skirt is gonna last very long either. Presa! È mia! No, è mia! Ah! Hey! No! Teppisti! È stato un incidente! Già! Siete in arresto! Perché? Non ho fatto nulla! Barbie, dobbiamo andarcene da qui! Scaverò un tunnel! Ci sto mettendo una vita! Eh? Ma com'è possibile? È solo il pavimento! Non sta funzionando! Aspetta! So cosa fare! Ce ne andremo via di qui! Non temere! Super forza attivata!
forza! Oh no, ci mancava solo questo! Ehi, la testa dentro! Sbrigati! Non preoccuparti, Barbie. Troveremo un'altra via d'uscita. Infatti, bingo! Andiamocene da qui! Cosa? Non ci posso credere! Quella sì che è pazza! Accidenti! Che schifo! Anche questo non ha funzionato! Sono passate solo 5 ore! Non posso rimanere più qui! Devo inventarmi qualcosa! Sabby, guarda qui dentro! Meno male che hai me a darti una mano! Un martello! E questo cos'è? Come costruire una piccola prigione! Ma certo! Ora so cosa fare! Per prima cosa costruiamo una cella! Sembra abbastanza semplice! Ma cosa posso usare? Aspetta! Questo posto è pieno di metallo! Ora devo solo prendere i pezzi necessari! Quasi! Fatto! È perfetto! Ma mi servono altri pezzi! Molto meglio! Che la costruzione abbia inizio! Ma ora ho bisogno di una parete! E questo pezzo di cartone fa proprio al caso mio! Che brutto questo colore! Dovrei cambiarlo in qualche modo! Che ne pensi, Barbie? Guardati il dito! Eh? Ma guarda un po', è il mio rossetto! Io adoro il rosa! Sta venendo bene! Che bella parete! E ci sta benissimo! Allora, che ne pensi? Che bella gabbia! Ora siamo entrambi in prigione! Cos'è questo suono? Accidenti, io adoro il gelato! Io? Ma andiamo avanti! Vediamo cosa dobbiamo fare adesso, una vasca da bagno! Hai bisogno di fare il bagno! Quel gelato ci voleva proprio! Ahi, cosa mi ha colpito? Una vaschetta del gelato! O magari una vasca da bagno! Sì, credo possa funzionare! Ma così è noiosa! Devo decorarla! E se usassi i miei braccialetti? Userò queste piccole perle! Che meraviglia! Basta un po' di colla e di pazienza! E si può decorare qualsiasi cosa! Ok, è l'ora del bagno! Fai piano! Non manca qualcosa! Aspetta, manca l'acqua! E mi serve anche questa spugna! Presa! Ora si deve solo espandere! Ora è piena d'acqua! È ora del sapone! Ma fa schifo! Ma... non ho alternative! Non le dirò niente! Ok, ho tutto ciò che ci serve! È ora di fare il bagno! Guarda quanta schiuma! Ti piace? Mi sento già più pulita! Per te questo è altro, mia piccola principessa! Oh. Sei così rilassata! Ti sei addormentata! Credo che ora hai bisogno di un letto! Non preoccuparti, ci penso io! Mettiti comoda qui! Ed eccoti una coperta! 2 strati per la mia principessa! Sogni d'oro! E ora io voglio fare merenda! Miam! Sabby! Aiuto! Eccomi! Che schifo! Ti serve un letto come si deve! E so dove trovarne uno! Bisogna renderlo più comodo! Meno male che ho tutta questa carta! Riempiamolo! Perfetto! Ora sigilliamo il tutto! E il tocco finale! Adesso serve la colla! Voglio che ce ne sia molta! Così dovrebbe andare! Fatto! Ora la parte più divertente! Guarda! Ma non ho ancora finito! Devo ancora fare la testata! Non mi piace questo colore! Ok, troviamo una soluzione! Così? No! A mattoncini? No! O così o niente! Ehi, ma che fortuna! Non è adorabile? Barbie l'adorerà! Ma cosa posso fare con questa striscia? Io lo so! Lo avvolgerò intorno al letto, ci sta benissimo! Non dovrai più dormire sul pavimento! Ora mettiti comoda sotto questa coperta! Sogni d'oro, piccola principessa! Ah? Non di nuovo! Accidenti che siete! Devo andare in bagno! Wow! Torno tra 10 minuti! Forse 20! Che schifo! Ma aspetta! Devo creare un water! E credo di sapere come fare!
Ta-da! E dipingiamo. Per me il water deve essere di un bianco brillante. Devo solo mettere questo pezzo sulla base ed è pronto per essere utilizzato. Ecco gli ultimi dettagli. Guarda un po'. Che bello! Ma manca qualcosa. Io! Puzza da morire lì dentro. Mi sento meglio. Del filo interdentale? Deve smetterla di tirarmi le cose. Ma credo di sapere cosa farci. Il tuo water, mia cara Barbie. Ora puoi fare le tue cose. A dopo. Vi lascio un po' da privacy. Ehi, io qui mi sto annoiando. Ti capisco. Se le dessi qualcosa da leggere. Ma guarda. Facciamolo. Ho quasi finito. Ecco. Per te, Barbie. Dove ho messo gli occhiali? Trovati! Grazie al cielo! Ehi, che bei mobili! Ma come posso realizzarli? Aspetta un attimo! Bingo! Ehi tu, shampoo! Ora ti trasformo! Per prima cosa, devo fare un'incisione! Ecco! Ed è ora di dipingere! Con il bianco non si sbaglia mai! Ma ho bisogno di uno schema carino! Eh? Cosa sta succedendo? No, non lasciarlo annegare! Sono così sensibile! Credo sia un video triste. Ma grazie al suo pianto io ho uno schema. Non c'è molto moccio. È meglio di niente. Ecco! Devo avvolgere per bene il tovagliolo. Non male. Ma devo aggiungerci degli scaffali. E li realizzerò con del cartone. Bene! Mi piace! Che cos'è? Finalmente so dove mettere tutte le mie cose! Ti piace? Ma dove mi trucco? Aspetta, usa il mio specchio! Puoi averlo tu! Devo solo fissarlo! Ok! Ora serve una postazione per il trucco e so come fare! Tu vieni con me! Devo sforzarmi di più! Ora serve un po' di colla a caldo! E alcuni scaffali, naturalmente! Quasi fatto! Ora le gambe. Molto bene. Ho optato per un look moderno anni 50. Ma dove mi siedo? Come sei esigente. Ups. Aspetta. Ho un'idea. Innanzitutto mi servono questi. Ma prima li devo bagnare. Userò la mia saliva. Bene così. Forza, rimani fermo. Ecco fatto. Che bello sgabello. Eccoti! Fammelo provare! Wow! Bene, ora per gli ultimi dettagli. Qualche elemento decorativo. Non è fantastico? Ehi, ho avuto un'idea! Farò il conto alla rovescia. Siamo quasi libere! Questo qui è per te, Barbie. Bene! Facciamo un tappeto. A nessuno piace camminare sul pavimento freddo, anche se si tratta solo di carta igienica. È carino, vero? Perfetto! Mettiamolo qui! Oh no! Qui è troppo vuoto! Perché decorare è così difficile? Aspetta un attimo! Il poliziotto si è addormentato! Quindi prendere questi fiori! Che bella idea! Ti sta benissimo! Dai un'occhiata alla tua nuova cella! Ho realizzato tutto appositamente per te! Oh sì! Hai anche dei fiori freschi! È una postazione trucco. Questa cella è molto più bella della mia. Io qui ci sto benissimo. Penso che sia ora di andare. Ehi, ma sul serio? Sono passati solo 5 minuti. Oh. Cosa? Un terremoto? O è solo una detenuta troppo chiassosa? Che diavolo! Ma quella è una cella in miniatura! Devo dare un'occhiata da più vicino. Ma com'è carina! Che diavolo... Entra pure, Ken! Come si sta bene qui? Un po' femminile, ma ci si può passare sopra! La nostra occasione! Usciamo di qui! Wow! Aspetta! L'arancione non mi dona! E nemmeno a te! Addio, sfigato! Torna qui! Criminale! Torniamo sulla scena del crimine! La cassiera! Salve, sono tornata! Io! E ora che faccio? La polizia! Presto! Quel mantello!
Dov'è la detenuta? Non sono stata io! Sei del tutto inutile! So che è qui da qualche parte! Sei qui? Non è possibile! Cos'è quel coso? Qualcosa non mi torna! Indovina un po'? Oggi è il tuo compleanno! Bisogna festeggiare! Buon compleanno! Mi sembrano della tua taglia! Forza, provali! Non sono davvero chic? Ecco, ti aiuto a indossarli! Oh no! Che strana forma! Aspetta, ci sono quasi! Piano, Ava! È inutile! Dovrò prendere in mano la situazione! Sei sicura? Assolutamente sì! Ma non userò queste! Forse più questo? O forse il mio spazzolino? No, la mia forchetta! O forse no? E la mia penna 3D? Potrebbe funzionare! Tieni duro, i soccorsi arrivano! Inizio dal tuo stinco! Per poi passare fino al piede. Quindi procediamo in questo modo fino a quando non sarà solido. Ecco, entrambi i piedi sono pronti. Passiamo alle suole e alla zeppa. Le voglio altissime. Alte quanto gli arcobaleni. Fantastiche. E si adattano perfettamente al look. Inoltre sono su misura. Anch'io vorrei averne un paio così. Guardate che spettacolo. Wow, un pezzo unico! Ehi, guarda un po' le nuove scarpe della festeggiata! Nice. Questo lo metto qui. Un'altra cosina, questo scaffale è così carino. Farà un figurone in bagno. Ed ecco una frase motivazionale. Benvenuta nella nuova casetta. Ti troverai benissimo qui. Devi avere fame? Deliziosa crema al cioccolato, apri la bocca. Oh no, che cosa ho combinato? Ti è finita sul vestito, mi dispiace tanto. C'è solo una cosa da fare, dobbiamo darti una ripulita. Un attimo, c'è qualcosa che non va qui. Non abbiamo una vasca. Dobbiamo rimediare, il denaro risolve ogni problema. Mi serve una consegna espressa, wow, che velocità! Ehi, ha un aspetto strano questa vasca, sono confusa. Si apre! Così va meglio, sembra perfetta. La metto nel bagno. Oh, è così chic. Riempiamola d'acqua. Non mi sembra però abbastanza rilassante. So cosa le serve. Teneri cuoricini. Ok, il bagno è pronto. Ti piacerà molto. Wow, la vedi questa? Tu non sembri al meglio però, sei così sporca. Non viene via. Aspetta, strofino più forte. Ah, forse ho peggiorato il tutto. Che faccio adesso? Forse ho un'idea. Vieni con me. Wow, quel bagno è stupendo. Sembra che ti stia divertendo. La mia bambola può usare la vasca? Cosa? No, esci di qui. Che maleducata. Non preoccuparti, sistemo tutto. Devo trovare qualcosa da usare, dammi un secondo. Ho una moneta d'oro. Wow, grazie! Vediamo che cosa c'è qui. Ah, non molto. Svuoterò tutto. Ho bisogno di guardarli meglio. È questo che ho a disposizione? Non va bene. E questo invece? Potrebbe essere utile. Sì, potrei farci qualcosa. Al lavoro! Piego la carta a triangolo. Poi faccio un'altra piega. Ora creo un triangolo più piccolo in basso. Ripiego la parte inferiore. Faccio lo stesso dall'altro lato così. Fortuna che ho preso lezioni di origami. Si stanno rivelando utili. Spero solo di non fare una gru. Ok, dov'ero rimasta? Ah, piegavo la carta. Piego i lati all'interno, così. Perfetto. Poi lo riapro. Ora le pieghe ci sono tutte. Posso cominciare ad assemblarlo. Richiudo i lati e creo una vasca da bagno. Wow, sta prendendo forma. C'è ancora un lato da fare. Dovrò incollarli tra loro. Ci strofino sopra la colla stick. Non voglio che si sfaldi.
Ok, dovrebbe bastare, ora posso finirlo. Per adesso posso metterlo da parte. Taglio una lunga striscia di carta e la arrotolo. Mi assicuro che sia ben stretta. Ora lo piego leggermente. Questo sarà il rubinetto e voilà! La vasca è pronta! Che cosa ne pensi? Lo so, è fantastico! Proviamola! Questo sembra un buon punto, sarà molto accogliente. Com'è l'acqua? Dove è finita la mia educazione? Oh, scusa, ti lascio un po' di privacy. Oh, hai finito! Sei pulita, sei una favola! E profumi di buono! Siamo state brave! Benvenuta a casa! Ah, è un po' stretto! È bello essere ricche, possiamo comprare le cose migliori. Non è giusto. Voglio dire, guarda i tuoi vestiti, sono sporchi e logori. Vorrei poterti comprare un gran bel vestito. Ma quest'abito è bellissimo! Te lo meriti? Si sta mettendo in mostra. So cosa fare, userò il mio maglione. Che stai facendo? Faremo finta di non averlo visto. Ho una grande idea. Metto la bambola dentro la manica. Non è proprio come immaginavo. Ma forse se te lo avvolgo intorno? No, ancora peggio, non funziona. Aspetta. Che cos'è? Potrei usare una busta di plastica, sì. Farà il suo dovere. È il momento del restyling. Taglio la borsa a forma di abito, poi la posiziono sulla bambola e la leggo al centro. Wow, è incredibile! Dovresti sfilare in passerella. Sei così affascinante! Ava, guarda qui! Cosa? Mi prendi in giro? Non può essere vero! È un'emergenza? Giusto in tempo, proprio quello che voglio. È fatto di oro vero? Wow, ti dona tantissimo! Sembri una star del cinema, l'adoro! Guarda qui! Credo che sarai invidiosa. Wow, è così bello! Dovremmo fare una festa! Cosa? No! Festeggiamo con l'elite! Non importa. È così difficile! Decisioni, decisioni! Quali scarpe indossare? Devono abbinarsi alle mie. Quelle? No. Ti servono le scarpe. Ti piacciono le mie calze? Non far caso al buco, è piuttosto imbarazzante. Spero che nessuno l'abbia visto. Lo nascondo subito. Va meglio. Ma dobbiamo ancora trovarti delle scarpe. Guarderò in questo cassetto, ok? Forse c'è qualcosa che possiamo usare. Ragni. Ah, mi ha preso. Devo pulire più spesso. Non c'è momento migliore del presente. Aspetta. Ci sono. Ho disegnato un ovale sulla spugna. Adesso lo ritaglio. Faccio lo stesso con spugne di colore diverso. Sarà così colorato. Ora le impilo l'una sull'altra, così. Incollo intorno un altro pezzo di spugna e... Ok, provale. Wow, la misura è perfetta! Facciamo un giro di prova. Ragazza, sei stupenda, eleganti e pratiche. Ne voglio un paio per me. Ehi, Ava, guarda queste scarpe. Non so decidermi. Cosa? Wow, sono molto meglio di queste robe vecchie. Qui dentro? No. Sotto il letto? No. Dove mai potrebbe essere? Sono stanca di cercare. È sparito per sempre. Non piangere, Ava. Non l'ho mai vista così sconvolta. Perché queste lacrime? Il mio braccialetto è sparito. Ricordo quando me l'hanno regalato. Era il più bello che avessi mai visto. Semplicemente magnifico. E non lo vedrò mai più. Quella è la tua penna 3D? Sì, è mia. Devo farti un disegno? La risposta è chiara. In che senso? Dammi un secondo. Wow, questo è davvero bello. Credo valga la pena provare. Forza, iniziamo. Volentieri. Facciamo lavorare questa penna 3D. Primo, tracciamo i contorni con i colori corrispondenti. Poi lo riempio. Ecco che arriva il colore successivo. Che splendida tonalità di blu. Posso anche creare dei disegni simpatici. Devo tenere tutte le parti unite. Interessante, vero? Ecco il mio nuovo braccialetto. Sembra una vera farfalla. Davvero elegante. Il mio vecchio braccialetto non mi manca affatto.
È tutto grazie a te, Barbie. Forza, usciamo un po'. Sei la mia migliore amica. Ah, non c'è niente di meglio di una giornata alla spa. È così bello coccolarsi, me lo merito proprio. Non vedo l'ora. Ah, una maschera d'oro. Non c'è niente di meglio. Non dimenticarti della mia bambola. La vita nel mondo di plastica non è così fantastica come si potrebbe pensare. Si merita solo il meglio. È un pediluvio. Ho camminato tutto il giorno. Tutto quello shopping. Oh, che bello, è così caldo. L'oro è ottimo per gli occhi gonfi. Non che io abbia le borse. Mi sento così affascinante. Questa spa è così straordinaria. Questo significa che posso lavarmi i piedi. Questa sì che è vita, eh? Lo terremo per uno spuntino. Ah! Ah! Che cosa è successo? Wow, una festa a tema Barbie. Ci siamo, finalmente ce l'abbiamo fatta. Tutte le bambole che contano saranno presenti. Dobbiamo scegliere un vestito. Adoro farlo. Serviti pure. Vedi qualcosa che ti piace? No, no. Davvero ho comprato questa roba? Accidenti, questo non va assolutamente bene. Oh, sono pronta. Che ne pensi? Dimmi la verità, per favore. Wow, è un aspetto fantastico. Aspetta, c'è una festa di Barbie. Probabilmente il nostro invito è stato smarrito. Psst, vieni qui. Anche noi potremmo andare alla festa. Ehi, posso unirmi a voi? Per favore, per favore. Sarà meglio chiedere a Betty. Betty, ascolta, vogliono venire alla festa con noi. Davvero, loro? Beh, dai, credo che possa andare bene. Il mio umano dice che non ci sono problemi. Grazie, è così eccitante. Ma questo non va bene. Abbiamo una reputazione da mantenere. Quei vestiti sono veramente... Ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Aspetta, ci sono. Questo palloncino risolverà tutto. Mettiamoci al lavoro. Solo un attimo. Fatto! Cosa ne pensate? Chic, divertente, dice sono pronta a fare festa! Wow, mi piace! Ho anche una borsa da abbinare! Credo che l'abbia mangiata il mio cane! Oh, era la mia preferita! Fai finta di non averla vista! Questa può finire nella spazzatura, nessun problema! Ma avrete comunque bisogno di qualcosa! Per fortuna ho questo pezzo di carta argentata! Disegnerò delle linee! Ora inizierò a piegarlo e poi a ripiegarlo! Faccio un'altra piega proprio qui! Farò lo stesso sul lato opposto! Piegherò gli angoli. Voglio fare dei piccoli triangoli, proprio così. Quindi ripiego all'interno. Tengo fermi questi triangoli e lo ripiego ancora. È come un origami, solo che non sto facendo un uccello. Ecco il risultato di tutte quelle pieghe. Posso iniziare a creare la mia borsa. Piegherò gli angoli verso l'interno e ripiegherò la parte superiore. Ecco la parte difficile. Devo pizzicare i lati e spingerli al centro. Ora unisco le due parti. E piego questo pezzo come una busta da lettera. Lascio questa parte libera. Ed ecco fatto! Una carinissima borsa in miniatura. Certo, ha bisogno di qualche modifica. Posso aggiungere questa catenina. Sarà utile come tracolla. È perfetta! È proprio quello che serve alla mia bambola. Non vedo l'ora di mostrarla a tutti. È l'accessorio ideale. Si abbina perfettamente al tuo abito. Sei elegantissima, ragazza. Cosa ne pensate? Quindi la metti in questo modo, eh? Posso tranquillamente batterti, aspetta e vedrai. Oh, un momento, è una scatola di scarpe. Chi se ne frega, può sempre tornarmi utile, devo solo trasformarla un po'. La dipingerò di nero. Poi aspetto che si asciughi. Dopodiché prenderò la vernice dorata, la tampono sulla parte superiore della scatola, voglio fare un disegno regolare, qualcosa di unico. Le gemme non sono mai abbastanza. Ripeterò il processo per tutta la scatola, voglio che sia elegante, ma che attiri l'attenzione. Così dovrebbe bastare. Ha un aspetto fantastico, adesso rimuovo le scarpe. Ho infilato una pallina di metallo su un filo d'oro e farò un foro nella parte superiore della scatola, tirerò la corda attraverso il buco, lascerò delle banconote all'interno. È meravigliosa! Ehi, devi assolutamente dare un'occhiata, è ciò che ogni bambola desidera. Ecco te! Wow, è bellissima! Mi conosci così bene? Dovremmo essere pronte. Forza, andiamo! Fiu, che giornata! A chi lo dici? Ah? Cos'è questo? È un regalo di Ken. È sempre così premuroso e romantico. Ah, è il mio ragazzo. Che cosa hai detto? Non ti avvicinare troppo, ah? Fau, prendi questo. Stai lontana da Ken. Smettetela. Hai ragione, è meglio fermarle. Il regalo è chiaramente per noi. Oh no, è nostro.
Ah, non importa. Apriamolo. Poi scopriremo per chi è. Wow, guarda un po'. È bellissimo. Ken ha un gusto eccezionale. Ti ho detto che era per noi. Come ti pare? Forza, proviamolo. Sembra così comodo. Oh mio Dio, ho sempre desiderato un trono. Ken dice sempre che sono la sua regina. Evidentemente diceva sul serio. Siediti. Oh, aspetta, avrei bisogno di questo. Aggiungerà il tocco finale. Hai un aspetto fantastico, devo immortalare questo momento. Ho lo sfondo perfetto. Forza, un bel sorriso. Le riviste di lifestyle impazziranno per questa foto. Sei fantastica. Un talento naturale. Cosa stai facendo? Sto creando una magia. Ecco fatto, mantieni questa posa. Non ho tempo per queste cose. Wow, stupefacente. Sì, lo so. Wow, semplicemente wow. Aspetta un attimo, ecco dov'è finita la cannuccia. La stavo cercando. Questa mi tornerà utile. Applicherò la colla lungo il lato della cannuccia. Lascio solo una piccola sezione libera. Poi attacco un'altra cannuccia. Ne aggiungerò altre, finché non otterrò qualcosa di simile. Lo lascio momentaneamente da parte e incollerò due cannucce insieme in questo modo. Ora devo farne un altro simile. Questa sarà la mia base. Dopodiché appoggio sopra le altre cannucce. Ecco fatto, una poltrona super rilassante. Se potessi la utilizzerei sicuramente. Non vedo l'ora di farla vedere alla mia bambola. Le piacerà moltissimo. È proprio quello di cui ha bisogno. Sarà così rilassante. Sono molto soddisfatta. Oh mio Dio! Ah, è fantastica! Oh, una foto in movimento. Mi sento così viva. Più in alto, più in alto! Oh no, cosa ho fatto? Il trono è rotto! Potrei rivederlo tutto il giorno! Smettila di ridere! Incredibile, vero? Wow, una nuova bambola! Chissà che aspetto avrà! Scopriamolo! Wow, un look futuristico! Ma ha bisogno di un bagno! La immergerò nell'acqua! Spero che sia abbastanza caldo! Ecco che avviene la magia! L'acqua sta cambiando colore! Vedo qualcosa! Penso che sia pronta! Che trasformazione! Sei bellissima! Sistemiamo un po' i capelli! Wow, come sei affascinante! Adoro questi colori! Come vorrei che anche i miei capelli fossero così! È così fortunata! La vita a volte è troppo crudele! Perché stai piangendo? Voglio una bambola! Oh, non fai altro che chiedere! Ecco, prendi questa! Wow, questo è il mio giorno fortunato! Aspetta un attimo! Oh sì, me ne sono dimenticata! Ce l'ho proprio qui! Prendi! Certo, è un po' strana, ma non mi lamento! Così è molto più divertente! È vero anche per me! Siete pronte? Forza, partiamo! Più veloci, accelerate! Siamo appena partite! Adoro il vento tra i capelli! Bip bip! Cosa sta succedendo qui? Credo di aver ingoiato un insetto! Almeno hanno la patente! Oh no! Il vaso! Guardate cosa avete fatto! Adesso siete in grossi guai! Dovrete ripulire tutto! Non stiamo scherzando! Oh, non sembra un grande problema! Sembri un po' troppo su di giri! Dammi la spazzola! Uff, com'è pesante! Un piccolo aiuto? Come posso fare? Sono aperta a qualsiasi suggerimento, così non succederà nulla. Noi invece passeremo l'aspirapolvere. Forza, procedi! Ma è ridicolo! Nessuna scusa, penso che sia rotto. Questa l'ho già sentita. Ebbene, cosa stai aspettando? Non guardarmi così, dobbiamo pensare a qualcos'altro. Un momento, credo di avere un'idea. Avrò bisogno di questo pennellino, ci aiuterà sicuramente. Le setole sono belle morbide, ma dovrò rimuoverle. Questa è stata la parte più difficile. Adesso taglio un pezzo di cartoncino e lo attaccherò al pennello. Farò lo stesso dall'altra parte. Ora ho bisogno di un sottile bastoncino per lecca-lecca. Lo avvolgerò in un cartoncino blu. Mi assicurerò che sia bello stretto, in questo modo. Lo fisserò con del nastro adesivo. Lo farò in alto e in basso. Ora posso attaccare il pennello. Così andrà bene.
Adesso però ho bisogno di qualcosa per raccogliere lo sporco. Ecco del cartoncino arancione, lo taglierò in queste forme. Applico la colla intorno al bordo della forma più grande e attaccherò l'altro pezzo. Abbiamo bisogno di una maniglia. Userò un altro bastoncino per lecca lecca. Posso incollarli insieme, ecco fatto. È ora di iniziare a pulire. Davvero, è questa la tua grande idea? Sono sicura che ti lascerà a bocca aperta. Non faccio lavori manuali. Preferisco usare la tecnologia. Come questo mini aspirapolvere. Guarda com'è così carino. Questo sistemerà tutto il disordine. Wow, impressionante. Ed è mio. Ecco a te. Mettiti al lavoro. Ma non è giusto. Non stavo nemmeno guidando. Lo voglio immacolato. Bla bla bla. Tu puoi usare questo. Grazie. Finiamola con questa storia. Non posso credere che tu mi stia facendo fare questo. Non vedo l'ora che sia tutto finito. Abbiamo finito? Niente male, eh? Avete fatto un ottimo lavoro. Sono così orgogliosa di voi. Ma non fatelo più. Sì! Yay!